L'Italia che sogniamo è l'Italia che vi daremo. Questo è il messaggio ambizioso che fa da trade union fra Roma e Terni, dove quest'oggi si apre il primo congresso programmatico di Alternativa Popolare, una iniziativa voluta dal coordinatore Stefano Bandecchi, dal presidente Paolo Alli, ma che Cusano Media Group utilizza per cercare di allargare a una chiacchierata a tutto tondo sull'Italia che abbiamo e l'Italia che vorremmo. Insieme ai nostri ospiti in diretta dai nostri studi da Roma vado a salutare subito Marco Antonellis, retroscenista politico. Marco, ben trovato. Paolo Di Falco di CNC Media. Buon pomeriggio. Allora, io vado subito per dare il buon pomeriggio anche a Terni, alla nostra Aurora Vena che è già pronta. Aurora. Buon pomeriggio Lorenzo, a te, ai tuoi ospiti e naturalmente ai nostri telespettatori. Siamo sì a Terni, al Pala Terni, il cuore dell'Umbria, ma soprattutto il cuore di Alternativa Popolare, perché questa città dallo scorso giugno con la vittoria del condottiero Stefano Bandecchi di Palazzo Spada è diventata il vero e proprio laboratorio politico di questo partito, un partito che oggi si ritrova proprio qui dove tutto ha avuto la propria consacrazione per mostrare, raccontare al mondo la propria visione di paese. Il claim lo ricordavi tu poco fa, vedremo, conosceremo naturalmente i fondatori, gli elettori di Alternativa Popolare, i coordinatori regionali tanto importanti per le sfide elettorali che si prepara ad affrontare il nostro paese, sono 5 le regioni al voto nei prossimi mesi e poi l'appuntamento più importante, le elezioni europee e quel palazzo a Bruxelles che non sembra poi così lontano. Ad Alternativa Popolare, l'ultima parte di questa prima giornata, perché domani naturalmente ci sarà la seconda tornata di interventi, di tavoli tematici, oggi si concluderà con l'esposizione di quelli che appunto dicevamo sono i punti programmatici di questo partito. Al nostro corner si avvicineranno gli ospiti che vedremo anche sul palco, adesso subito dopo i saluti, dopo l'inno nazionale ci sarà l'intervento del presidente Paolo Alli che non può naturalmente non richiamare l'importante giornata di oggi, oggi 27 gennaio, giornata della memoria. Un intervento che naturalmente seguiremo e di cui poi vi renderemo conto. Noi, come ti dicevo, siamo qui per seguire in diretta, noi qui fuori, gli altri colleghi, noi qui dentro il Pala Terni, gli altri colleghi anche stanno raccogliendo voci di tutte le persone che, come potete vedere dalle immagini, stanno entrando a riempire questa sala che è stata allestita per il primo congresso programmatico di Alternativa Popolare. Allora grazie, torneremo più tardi da Aurora Vena per cercare di puntare l'attenzione su tutti i focus e tutti i temi che il palco di Terni punterà ed evidenzierà come temi fondamentali per ripartire, proprio da una frase che adoro ripetere perché c'entra esattamente il punto dell'attenzione. L'Italia che sogniamo è l'Italia che vi daremo. Torneremo dopo da Aurora Vena che intanto ringrazio, però apro subito qua in studio con Marco Antonellis e Paolo Di Falco per chiedervi innanzitutto l'Italia che sogniamo qual è e quale potrebbe essere l'Italia attuale da cui partire. Partiamo da Marco Antonellis allora. Ma io dico che servirebbe un'Italia fatta di gesti concreti, fatta di molta concretezza. Siamo abituati a seguire la politica e purtroppo c'è una politica molto parolaia a volte, anzi troppo spesso. Quindi bisogna ripartire dal basso, dalla gente semplice, dalla gente comune e dalle cose da fare, perché c'è tanto da fare, c'è un paese da costruire. Molte volte le forze politiche quando cominciano ad analizzare i fatti spesso vanno per iperboli, spesso non mantengono i piedi per terra. Invece io mi auguro che si riesca a seguire la politica di tutti i giorni, la politica che interessa alla gente, perché poi per fare politica a volte non serve fare dei voli pindarici, ma bisogna tenere i piedi ben saldati a terra con dei programmi concreti, dei programmi che possano essere compresi dalla gente comune e poi realizzati, perché la gente forse non si aspetta chissà che cosa, però vuole che le cose di tutti i giorni vengano fatte e vengano fatte bene, perché bisogna vivere la città, bisogna vivere l'Italia. Paolo Di Falco, Marco Antonellis ha detto una politica parolaia che deve interessare la gente, deve raggiungere la gente anche attraverso il mondo dei social network, insomma CNC Media proprio parte da lì. E quindi ti chiedo, c'è questa sensazione anche tra i più giovani di una politica parolaia distante dal mondo reale, diciamo così?
Sì, c'è questa sensazione, diciamo che la politica, soprattutto nel momento in cui si va a rapportare alle nuove generazioni, lo fa con una grande barriera, anche perché lo abbiamo visto con nella campagna elettorale, nelle varie campagne elettorali, si pensa che i giovani siano lì tutto il giorno sullo smartphone a guardare questi video di questi politici che cercano un po' loro di fare un po' i padri, no? Figure paternali che spiegano, che iniziano a spiegare il mondo come se un giovane non avesse l'accortezza del mondo che lo circonda, e quindi spesso lo fanno con promesse, lo fanno in maniera errata, con atteggiamenti errati, quasi un po' di prepotenza. È una politica che soprattutto dai giovani viene percepita distante, anche perché, diciamocelo chiaramente, non ascolta i giovani. I giovani scendono in piazza, per esempio, per manifestare in ragione appunto della salute mentale, ambiente o anche altri temi di cui la politica se ne frega. La politica li guarda da lontano, guarda le piazze che manifestano, ma non si chiede il perché quella gente sta lì. E quindi questo porta anche al fatto che le priorità dei giovani non si trovano nell'agenda politica del governo, non si trovano nell'agenda politica dei vari partiti. Tante sono le promesse, come si diceva prima, nei programmi elettorali troviamo ogni volta diverse proposte, ma anche soluzioni che però si discostano da quella che è la percezione comune dei giovani. Allora ritorniamo anche a un altro tema, la distanza fra il mondo reale e il mondo dei giovani, ma della popolazione. Marco, c'è la necessità di abbattere questa barriera che sembra quasi impermeabile, un Gore-Tex che non riesce a far passare da una parte le necessità, le richieste del popolo a una politica che invece non sembra riuscire fino ad oggi a prestargli particolare attenzione. Da un lato il popolo deve ricominciare ad interessarsi della politica, perché comunque non è bello che il primo partito, e lo sarà probabilmente anche alle prossime europee, sia e sarà quello dell'astensione. Quindi da un lato la gente deve ricominciare ad interessarsi alla politica, a fare politica, perché la politica è il sale della democrazia. Dall'altro lato però bisogna pure che i politici ricomincino ad ascoltare la gente e soprattutto a fare delle proposte concrete, delle proposte che possano rimettere in connessione popolo, opinione pubblica e politica. Altrimenti il paese soffre, altrimenti l'Europa soffre. Cioè, lo vedi adesso il caso dei contadini che manifestano in tutta Europa. E beh, quella gente ha bisogno di risposte, non si può dire, come dire, in maniera ideologizzante ed ideologizzata, direi, che bisogna fare così. Certo, certamente l'ambiente è tutto, però poi vediamo anche qual è il punto di partenza. E non si può salire in cattedra e dire tu fai questo e tu fai quello. Bisogna poi vedere come sta il paese, se la gente ce la fa a seguirti. Quindi ci deve essere un riavvicinamento reciproco per risolvere i problemi, e qui servono proposte concrete. Marco Antonelli giustamente puntava l'attenzione anche sui temi delle proteste a livello internazionale. Italia, Francia, Germania in particolare hanno visto nelle ultime settimane vere e proprie sfilate di trattori bloccare le grandi strade di viabilità, le grandi arterie di comunicazione stradale, ma anche, diciamo così, il ritorno in piazza, un fenomeno a cui la Francia ci ha abituato. Ci ricordiamo tutti noi la questione dei gilet gialli, le settimane continue di scioperi del sabato, una cosa che in Italia, torno da Paolo Di Falco, non è tanto nel nostro DNA politico, la protesta di piazza. Scendiamo in piazza, lo sciopero, diciamo così, ci siamo anche molto interrogati sulla sua utilità, ma insomma stiamo imparando anche dall'estero, diciamo così. Sì, anche se l'Italia in genere, nel momento in cui accade qualcosa di eclatante, si mobilita e scende in piazza. L'abbiamo visto da ultimo con la questione dei femminicidi, in particolare con la vicenda appunto di Giulia Cecchettin, come le piazze sono tornate di nuovo a riempirsi di una marea umana di persone che chiedevano appunto delle misure concrete, e aggiungerei anche delle misure strutturali, perché uno dei grandi problemi del nostro paese, secondo me, è che ogni forza politica guarda al momento, non guarda quindi a cosa sta più avanti, non guarda al futuro, e le sue poi cose che viene fuori, vengono fuori delle mancette elettorali, vengono fuori delle leggi che vengono costantemente modificate dopo a ogni legislatura, e non si parla di soluzioni invece strutturali di lunga durata, che quindi, anche se in termini di consenso sicuramente porterebbero meno, ma almeno darebbero un futuro dignitoso di questo nome, di questa parola, al nostro paese. Questo è un tema, questo è un punto importantissimo, la mancanza forse fino oggi di una visione a lungo termine. Paolo Di Falco diceva mancette piuttosto che progetti.
Verdi. Perché? Perché premiano Marco Antonellis più nell'immediato le forze politiche. Beh, perché poi ti danno il titolo sul giornale o il titolo sui social. Certo. La parola bonus va tantissimo. Il problema è che il bonus quanto dura? 6 mesi, un anno nella migliore delle ipotesi, e poi il paese sta da capo a 12. Per quello serve una strategia, serve una visione strutturale. Ora, è vero che in Italia ogni 6 mesi si vota e questo penalizza, certamente. Però è pure vero che i politici potrebbero fare molto di più, cioè se fai politica non ti devi preoccupare dello 0, in più o in meno nel sondaggio della prossima settimana, sì. Di essere seguito, di fare qualche like in più sui social. Quello è un aspetto, ma non deve essere totalizzante. Il problema della politica in Italia, e direi anche un po' in giro per il mondo, è che c'è la predominanza dei social, c'è la predominanza dei sondaggi. La politica deve avere la capacità di essere classe dirigente. Una politica che segue i social non serve a nessuno, non serve nemmeno alla gente. Cioè una politica che si limita ad inseguire l'umore della gente non risolve i problemi, perché vai appresso agli istinti delle persone. Tu devi essere in grado e devi sapere, devi capire come guidare le persone, come guidare il paese, perché molto spesso quella gente che va sui social e ha parole sa tutto, in realtà non sa nemmeno qual è il suo interesse, oltre che non sapere qual è il vero interesse del paese. L'umore della gente, questo è appunto un tema che secondo me ha bisogno anche di essere analizzato, perché si dice, no, che, come diceva Marco Antonellis, i sondaggi sono qualcosa a cui i partiti politici puntano particolarmente, eppure il primo partito è sempre quello, ai noi, dell'astensione. Paolo, insomma, come si coinvolge, secondo te, la popolazione all'interesse della res pubblica, della cosa pubblica del nostro paese? Ma innanzitutto ascoltando quello che ci hanno da dire, ci sarà... E qua torniamo appunto sul tema della mancanza dell'ascolto. Ecco, perché nessuno si chiede, tutti guardano all'astensionismo come una massa di persone che non va a votare, ma nessuno si chiede cosa c'è dietro. Perché queste persone non votano più? Prima votavano, dai dati appunto vediamo che prima il tasso di astensionismo era molto più basso rispetto a quello di oggi. Quindi prima andavano a votare, adesso no, adesso c'è un po' di disillusione, lo vedo benissimo anche all'interno di quello che è la mia generazione, la nostra generazione. E quindi evidentemente manca una politica non solo che sia lì al fianco dei cittadini, ma anche una politica un po' dal volto umano, perché vediamo sempre questi politici che vanno alla rincorsa dei nuovi trend su TikTok oppure degli hashtag, come diceva appunto Marco Antonellis, e invece sono pochi i politici che vanno nei mercati ad ascoltare quello che appunto... Se posso aggiungere, vince il primo che riesce... La politica è salita sul virtuale dopo gli anni 70, gli anni 80, i famosi anni della partecipazione, sì. Soprattutto i 70, è andata su questo mondo virtuale negli ultimi 20 anni praticamente. Io mi ricordo ancora Berlusconi che fece il suo canale TikTok, tanto per dirlo, sul tema della sondaggi comunicazione. E poi virtuale con i social, sì. No? Berlusconi portò i sondaggi, poi dopo sono arrivati i social. Ecco, vince chi riesce a rimettere i piedi per terra, vince chi riesce a dare l'esempio, esempi concreti, cioè chi il politico che riesce ad uscire da questa bolla virtuale e riesce e ricomincia a parlare de visu con il cittadino. Sì. Con esempi, con gesti concreti, la gente è stanca di parole. Oggi, tra l'altro, se posso aggiungere, noi stiamo parlando qui dei social in maniera negativa, però dall'altro lato i social, basti vedere anche l'esperienza americana di Barack Obama, per esempio, possono essere utilizzati come per creare delle connessioni, per portare la gente in piazza. Quindi anche purché lì... siano un mezzo e non un fine, questo è il tema. Il tema è, diciamo, lo spettacolo. Sui social, purtroppo, la classe politica, e penso di trovare il trade union fra i due punti di vista, fra i vostri due punti di vista, crea uno spettacolo che ancora di più forse incrementa quel senso di distanza. Siamo arrivati allo spettacolo per lo spettacolo, ecco, non qua. Lo spettacolo fine a qualcosa, è lo spettacolo per lo spettacolo, è il social per il social che divora tutto in quella immensa bolla e fa perdere di vista le cose concrete. Esatto. A proposito di cose concrete, a me sembra che la più grande manifestazione di concretezza che possiamo testimoniare quest'oggi è appunto in un momento di disaffezione politica come questo 2024, con l'astensionismo che la fa da padrone, praticamente un italiano su due non avrebbe particolare interesse a tornare al voto. Eccola lì che Alternativa Popolare riesce a provare a invertire la tendenza, aprendo oggi e domani una giornata non indifferente
particolare quella di oggi, un congresso nazionale, un congresso programmatico. Eccole qui le immagini della nostra regia in diretta dal Pala Terni della città dell'acciaio, quasi simbolo della volontà ferrea non solo del presidente Paolo Alli ma anche del coordinatore nazionale Stefano Bandecchi, che proprio in un momento di sfiducia invece prova a rilanciare con un verbo essere che coniuga sogno e realtà. Questo secondo me è un segnale tangibile, al di là del partito, del desiderio di voler tornare a fare politica con la gente, fra la gente, per la gente, Paolo. Sì, sicuramente è un bel segnale che si dà, no? In genere nel momento in cui si dialoga, ci si confronta, è sempre una bella cosa, sì. Soprattutto se lo si fa al di fuori appunto di quella bolla dei social di cui parlavamo prima. Dall'altra parte bisognerà vedere se sarà all'altezza di quello che chiede il paese, di quelli dei bisogni concreti della gente e soprattutto di come verrà percepito all'esterno. Mm-hmm. Esatto, questo è un punto importantissimo, cercare di far arrivare, Marco Antonellis, la forza propulsiva del desiderio, di, diciamo così, anche di rivincita nei confronti del popolo dell'astensione deve essere una delle chiavi di questa due giorni a Terni. E chi prende il popolo dell'astensione vince, chi riesce a convincerne anche una sola parte vince. Si trova col vento in poppa, con una percentuale a due cifre. Chi riesce a pescare lì sicuramente, per cui bisogna parlare a quell'elettorato, all'elettorato ormai svogliato, a un elettorato disilluso, a un elettorato che troppe volte, l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, ha perso la speranza. Pensiamo ad esempio a un italiano su tre votò i grillini, cifre mai viste, e dopodiché la disillusione più totale. Perché poi alla fine quanti risultati hanno portato a casa? Poco o niente. Poi si erano fidati di Matteo Salvini, poi si erano fidati prima ancora di Matteo Renzi, quindi le disillusioni sono state tante. È chiaro che questo non fa altro che aumentare la distanza tra la politica e la gente. Bisogna riannodare quel filo con delle proposte e direi con dei gesti concreti. Gli italiani apprezzano più l'esempio delle parole, apprezzano più il gesto concreto delle parole. Parole. C'era una canzone, no? Tanto della parole, però anche i fatti sono importanti, la necessità anche, come diceva Marco Antonellis, di puntare a quel popolo dell'astensionismo. I fatti contano, ma come si coniugano nell'Italia di oggi, Paolo? Diciamo che quella che abbiamo visto negli ultimi anni è stata appunto una politica che non è stata all'altezza delle aspettative e soprattutto delle speranze che aveva generato, no? Lo dicevamo prima, Renzi, i grillini che volevano scardinare il Parlamento come una scatola di tonno, Salvini che voleva risolvere il problema dell'immigrazione bloccando gli sbarchi, navale, e invece oggi ancora continuano a sbarcare, anzi gli sbarchi sono aumentati sotto il governo Meloni. Quindi ecco, meno parole e più fatti, meno parole e più leggi. Vediamo quante sono le leggi che dall'inizio della legislatura a fine legislatura vengono poi approvate dalla maggioranza, sono un numero infinitesimale. Quindi, e poi tra l'altro, quante sono invece le promesse contenute all'interno dei programmi elettorali che a fine legislatura vengono mantenute? Anche quelle sono davvero poco. Sappiamo che la politica è sicuramente compromesso, è fatta di compromessi, sì. Però è una politica sempre più distante perché appunto mancano i fatti. Paolo Di Falco, resto con te perché voglio puntare l'attenzione un po' su questo anno 2024, poi lo chiederò anche a Marco Antonellis. Un anno che sarà ricco di tornate elettorali, non solo i tantissimi comuni italiani che torneranno al voto, 5 regioni italiane, le elezioni europee di inizio giugno, insomma un anno elettorale dove non solo Alternativa Popolare ma anche il panorama politico dovrà riuscire a puntare l'attenzione su battaglie, su temi di strettissima attualità. Te ne chiedo 3. Allora, sicuramente uno dei temi principali è quello dell'ambiente che si impone in maniera appunto forzata, visto le stragi causate dai cambiamenti climatici, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, i disastri naturali a partire dall'Emilia Romagna, per esempio, regione ancora disastrata, per la maggior parte dei casi nei comuni, sono molti comuni che ancora non sono collegati, certo. Per esempio. Giusto, e quindi ricordarlo. Sicuramente l'ambiente sarà uno degli argomenti che come negli ultimi anni farà da padrone. L'altra tematica è appunto sapere riconquistare un po' quella speranza perduta dei cittadini, perché adesso
da noi, comunque le europee, lo sappiamo, sono vissute un po' come una sorta di referendum sul governo, sulla maggioranza, visto che comunque i partiti che si candidano da noi in Italia poi alla fine fanno parte di schieramenti europei, di schieramenti di partiti europei, e quindi non abbiamo una corrispondenza diretta. Non, il PD per esempio lo ritroviamo all'interno dei Socialisti Democratici, e quindi da noi vengono vissute in maniera diversa dallo spirito originario, perché dovrebbe essere appunto una votazione su quello che hanno fatto gli schieramenti europei. E allora anche qui sarà per esempio una prova sulla tenuta della maggioranza. La maggioranza riuscirà a riconfermarsi, a riconfermare anche le percentuali di voto che c'è stata, che ci sono state alle nazionali? Dall'altra parte c'è una grande sfida per l'opposizione, riuscirà a riguadagnare terreno, c'è una nuova leadership anche lì, sarà all'altezza delle speranze che anche qui di nuovo sono profuse, no? Negli ultimi anni, negli ultimi mesi, cioè la Schlein che si pone come un voto giovane e che si andrà a confrontare con la Premier, quindi vediamo due donne, le leadership di due donne, e questo sarà sicuramente un po' il leitmotiv ambiente di queste fiducia europee. Coesione, possiamo dire, dentro la maggioranza, la fiducia fra le forze politiche e il tema dell'ambiente. Marco Antonellis, le tue tre direttrici su cui si deve sviluppare secondo te questo 2024 dal punto di vista dei partiti politici? Guarda, crescita, cioè sono tre, ma è una sola perché le comprende tutte, perché questo paese deve crescere, perché l'ha detto l'altra settimana il governatore di Banca d'Italia, ci stiamo avvicinando a 3 anni di stagnazione, il paese deve crescere, se cresce il paese economicamente poi cresce tutto, poi ci sarà maggiore tutela dell'ambiente, poi ci saranno tutte le altre cose, ci sarà anche una sorta di, come dire, di tranquillità sociale, perché se non cresciamo con le divaricazioni, con le differenziazioni che ci sono in Italia tra regioni, tra zone macroeconomiche e microeconomiche, rischiamo veramente la piazza, ma la piazza quella vera, perché noi con il debito pubblico che abbiamo non ci possiamo permettere di non crescere, quindi la crescita deve essere la priorità e il governo Meloni deve riuscire in questo intento. Se non ci riesce, se prosegue questa stagnazione, anche il governo Meloni rischia di andare a casa, ma non per la forza del centrosinistra. Il centrosinistra è una somma di debolezze attualmente, quindi non può fare nulla. Ma il paese, se il paese non cresce, saranno i cittadini a chiedergliene conto, e lì poi le mancette date a questo o date a quello, a quella lobby o a quell'altra, non serviranno a niente. Torniamo allora, quindi, mi sembra in questa prima mezz'ora passata insieme, prima di andare un attimo in pubblicità, che ci sono dei temi che vanno sottolineati, mancette, mancanza anche di una visione fino ad oggi da parte dei partiti, la sfida della fiducia per combattere anche l'astensione. Insomma, puntare l'attenzione sull'umore a breve termine, mi sembra di capire, e qua in studio, che non sia una garanzia per una riconferma. Tra le altre cose, mi piacerebbe puntare l'attenzione anche sull'importanza del programma di oggi, mentre tra poco prenderà il via ufficialmente al Pala Terni della giornata iniziale del congresso programmatico di Alternativa Popolare, andare a vedere un po' il programma di oggi ma anche di domani. Perché? Perché Cusano Italia TV al canale 122 seguirà quanto sta accadendo a Terni nella giornata di oggi con me e la giornata di domani con Vanessa Piccioni, per prendere spunto e allargare, come abbiamo fatto fino ad adesso, la chiacchierata. Si parte con le parole del presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli, e poi ci sarà spazio per gli elettori. Scelgo Alternativa Popolare perché 12 voci che si alterneranno sul palco, e poi un'analisi nella seconda parte, diciamo così, di questa giornata sulle radici, ciò che cresce lentamente mette radici profonde, e dalle radici allora noi ripartiamo in questa giornata con i fondatori del partito, tra cui ovviamente il presidente Paolo Alli, per capire poi il presente di Alternativa Popolare con i coordinatori e i referenti regionali, l'Italia che vi daremo, ovvero quel futuro che sembra essere a portata di mano. E poi nella giornata di domani spazio veramente al futuro, il futuro
che anche nelle grafiche che stiamo utilizzando nel nostro studio dal Teatro 1 del Cusano Media Group sembrano, per chi è appassionato di fantascienza, le velocità, le stelle che corrono veloci mentre le navi stellari si fanno spazio verso il futuro. È proprio verso il futuro noi puntiamo l'attenzione. Ci fermiamo, facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo insieme ai nostri ospiti. Marco Antonellis, Paolo Di Falco, si unirà a noi anche Marco Reguzzoni, leader dei Repubblicani, per continuare ad allargare il nostro orizzonte verso il domani, partendo proprio da questo tema. L'Italia che sogniamo, che abbiamo sognato, è l'Italia che vi daremo tra poco. Roma Terni, l'asse che collega questo speciale relativo al primo congresso di Alternativa Popolare, un congresso programmatico. Stiamo vediamo insieme le immagini da Terni, perché si sta entrando nelle battute iniziali di questo congresso, questo primo congresso programmatico, per mettere nero su bianco l'Italia del presente, l'Italia del futuro, l'Italia che abbiamo sempre sognato. Andiamo a sentire allora la sala a Terni. Grazie. E allora vi do il benvenuto al congresso programmatico nazionale di Alternativa Popolare. Quale modo migliore, naturalmente, di iniziare aprendo ufficialmente i lavori di questa prima giornata con l'inno nazionale? Insomma, come non si poteva partire dall'inno del nostro paese. Io do il buon pomeriggio e il ben ritrovato anche a Marco Reguzzoni, già esponente della Lega, leader dei Repubblicani. Buonasera dottore, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo chiesto a Marco Reguzzoni di essere con noi anche perché ha pubblicato un libro che si chiama Vento di cambiamento, e questo è forse il tema principale della chiacchierata anche di oggi. Reguzzoni, qual è questo vento di cambiamento? Che significa questo cambiamento? Ma è il cambiamento che la nostra generazione, quella che ha visto cadere il muro di Berlino, aspetta anche da fin troppo tempo, direi. Deve essere un cambiamento che riguarda innanzitutto le istituzioni europee, che devono diventare istituzioni solide, autonome, autorevoli, per governare quei processi che altrimenti non possono essere governati. Faccio l'esempio dell'immigrazione, per esempio. Come si può pensare a porre mano a un problema che riguarda tutti i paesi europei se non c'è una politica europea comune? Qui stiamo parlando di decine di milioni di persone che premono alle porte dell'Europa, e non può essere certo un singolo paese a dare una risposta. Piuttosto che i problemi molto, che interessano molto le nostre tasche, ad esempio del commercio con l'estero, delle politiche industriali.
senza una regia comune non si va da nessuna parte. Questo è quello che riteniamo possa essere davvero lo stimolo dei prossimi anni, e senza una presa di posizione importante, senza una consapevolezza, rischiamo di perdere davvero tanti treni. Nell'attesa di sentire l'intervento quest'oggi del presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli, che parlerà a minuti, io chiedo a Marco Antonellis un commento, perché Marco Reguzzoni ha detto una cosa, ha detto diverse cose interessanti, fra cui non può pensarci un singolo paese a porre soluzione da solo. Insomma, un mondo interconnesso che deve imparare anche a una nuova governance, forse. Eh sì, l'Europa ha bisogno di una strategia comune. Cioè adesso l'Europa non è né carne né pesce, è un po' sì e un po' no. I paesi un po' hanno delegato qualche cosa della loro sovranità, ma poi in realtà tendono a riprendersela. Quindi l'Europa deve decidere che cosa vuole fare da grande, così potremmo dire. Interrompo Marco perché sta prendendo la parola proprio il presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli. Andiamolo a sentire in diretta da Terni e poi torniamo insieme. Ha dato un piccolo contributo a produrre i lavori del nostro congresso per la celebrazione di oggi. Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Nelle parole di Anna Franchi il senso della giornata della memoria. Una data, quella del 27 gennaio, fortemente simbolica. In quel giorno del 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz e mostravano al mondo del genocidio. Tantissimi corpi morti, abiti, scarpe, tonnellate di capelli, strumenti di tortura e di sofferenza, oltre a soli 7.000 sopravvissuti. In quelle mura infatti furono uccisi almeno 1 milione di prigionieri, uomini, donne, bambini. Quasi tutti ebrei, ma anche polacchi, rom, sinti, prigionieri di guerra sovietici, testimoni di Geova e altri nemici della Germania di Hitler. La data è stata scelta e ufficializzata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per commemorare le vittime della Shoah il 1 novembre 2005 in concomitanza dei 60 anni dalla liberazione dei campi di concentramento. Se comprendere è necessario perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate. Scriveva così Primo Levi decenni fa e sembra oggi più attuale che mai. La data del 27 gennaio è un giorno di ricordo, ma anche un monito sui pericoli causati dall'odio, dal fanatismo, dal razzismo e dal pregiudizio. In questi mesi delicati abbiamo l'occasione storica di osservare e condannare le dinamiche antisemite, non solo attraverso il diaframma rassicurante del tempo, ma nella loro concretezza. La politica si curare rigurgiti antisemiti appare necessario affinché la storia veramente possa dire di aver insegnato qualcosa. Nelle settimane successive alla barbara invasione da parte di Hamas sono aumentate in maniera esponenziale le aggressioni fisiche contro gli ebrei in tutto il mondo e frasi, inni, manifestazioni antisemite hanno riempito metro, piazze e università, ricordando di nuovo alla comunità che la difesa di Israele oggi rappresenta non solo la difesa di una democrazia libera, ma la difesa del popolo ebraico in tutto il mondo. La polarizzazione estrema delle posizioni sulla questione israelo-palestinese lascia un ponte ampio. L'imperativo oggi, 27 gennaio, il giorno della memoria, è che non venga colmato con estremismi antisemiti distruttivi ancora una volta. Si chiama giornata del ricordo, perché le parole hanno sempre un significato. Ricordo è una cosa del passato. Mi ricordo quando ero giovane, mi ricordo quando mia mamma mi ha fatto un regalo. Il ricordo celebra qualcosa che non vogliamo dimenticare nel passato. Stiamo avendo un problema tecnico con Terni, sentivamo appunto le parole del presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli proprio in una giornata importantissima come quella della memoria che si celebra a livello internazionale proprio in questo 27 di gennaio. Un tema che si ricollega anche, tornando a quello che aveva detto poc'anzi Marco Reguzzoni dei Repubblicani, con la necessità di rilanciare anche un progetto internazionale, un progetto europeo, internazionale. Abbiamo sentito le parole di Marco Reguzzoni. Marco, tu stavi finendo il tuo ragionamento prima che ti interrompessi per far sentire Paolo Alli, che proviamo a risentire comunque adesso e poi ripartiamo da Marco Antonellis. Che si sacrificano perché nessuno possa pensare che la propria libertà è una cosa scontata, acquisita una volta per tutte. Gli americani usano una frase
molto interessante vista la sinteticità dell'inglese, dicono freedom is not free, che si può tradurre la libertà non è gratis. C'è sempre un prezzo da pagare per la libertà e quanti hanno pagato un prezzo per la nostra libertà di oggi? Quale prezzo è maggiore rispetto alle sofferenze morali, fisiche, allo stesso sacrificio della vita? I milioni di morti dell'Olocausto, così come quelli dei gulag sovietici, così come quelli delle foibe, o le centinaia di migliaia di soldati russi, giovani russi mandati al macello da un regime irresponsabile in Ucraina, o le centinaia di migliaia di ucraini che muoiono per difendere la loro libertà e con la loro libertà difendono anche la nostra. La fortuna aiuta gli audaci e noi di audacia ne abbiamo da vendere, quindi ritorniamo in studio mentre cerchiamo di risolvere i problemi di collegamento da quel di Terni, mentre la prima parte era andata tutta liscia come l'olio, diciamo così. Sentivamo Marco Antonellis e io riprenderei spunto dalle parole di Paolo Alli, freedom is not free. Come diceva un noto economista, non esistono pasti gratis, no, tra l'altro, quindi per riagganciarmi. Quindi è vero, bisogna avere la capacità di difendere, le nuove generazioni non lo sanno, cioè noi diamo per scontato in Occidente tante cose che scontate purtroppo non sono, lo stiamo vedendo negli ultimi 2 anni con quello che è accaduto e purtroppo bisogna sempre essere pronti a difendere la nostra libertà, perché purtroppo ci sono dei regimi, delle vere e proprie dittature, sicuramente la Russia, ma anche l'autocrazia cinese, ma anche i paesi arabi dove non c'è il diritto a dissenso, dove non c'è il diritto all'opposizione. Noi siamo uno Stato laico, noi da questa parte di mondo abbiamo avuto la rivoluzione francese, da cui nasce tutto, da nasce la democrazia moderna, abbiamo avuto poi la rivoluzione americana. Insomma, noi abbiamo gli anticorpi per certe cose. In altre parti del mondo no, loro non capiscono questa importanza che noi attribuiamo ai diritti umani, alla libertà. E quindi è nostro dovere difendere queste cose e difenderci se veniamo sotto attacco. Qua ci sono dei paesi che hanno deciso negli ultimi 2 anni di dare una sorta di spallata all'Occidente. Questo è il tema e lo vediamo in Ucraina, l'abbiamo visto anche su altri teatri e abbiamo fatto noi un errore prima a lasciare campo libero a tutte queste situazioni negli ultimi anni. L'America è uscita dall'Indo-Pacifico sotto Trump, è tornata indietro dall'Afghanistan con il trattato di Doha, firmato sempre dall'amministrazione Trump. E quindi bisogna fare molta attenzione perché in politica e in geopolitica i vuoti si riempiono. Se l'Occidente si ritira, non è che quegli spazi non vengono occupati. Se quegli spazi che l'Occidente lascia vengono presi da Russia e Cina o dai paesi arabi, che lo sta facendo con il soft power e in tanti altri modi. Per cui bisogna fare attenzione, nulla questio se fossero paesi democratici. Il problema è che c'è gente in giro per il mondo che non ha all'interno del corpo un solo osso di democrazia e bisogna fare molta attenzione. Marco Riguzzoni, torno da lei. Insomma, questi venti di cambiamento servono anche come punto di presa di coscienza del nostro essere, non tanto come cittadini, ma come istituzione, come paese a livello internazionale, sempre più interconnesso. Ma certamente, ma come cittadini, secondo noi, più che come paese, proprio perché noi siamo europei, cioè l'Europa qua non deve essere come lo è stato un soggetto estraneo, un soggetto terzo, un consorzio di stati. Noi dobbiamo appropriarci dell'Europa. La sovranità dobbiamo collocarla in parte all'interno delle istituzioni europee e su questo pretendere delle risposte. Proprio come cittadini, la nostra piccola pubblicazione è stata dedicata ai giovani, perché senza una presa di coscienza delle nuove generazioni questo non potrà avvenire. Ma è un processo, come giustamente diceva in studio, è un processo ineluttabile, a fronte del quale non si può far finta di niente, pensare di tornare indietro, perché il mondo non torna indietro, il mondo va sempre avanti. Lo possiamo fare anche con un certo ottimismo, perché la situazione oggi non è sempre drastica, sempre negativa, anzi ci sono stati dei passi in avanti importanti, ma i pericoli che si evidenziavano, ad esempio quelli legati alle due guerre che sono alle nostre porte, non possono avere delle risposte se non in chiave europea. E noi non dobbiamo delegare ai governi degli stati e degli accordi che non troveranno mai, ma perché sono ovviamente gelosi della propria sovranità, ma dobbiamo come cittadini
pretendere e lavorare affinché ci siano le istituzioni europee che ci rispondano. Quindi non, è un processo di unificazione, insomma, non possiamo andare avanti diversamente dal momento che c'è una Cina, dal momento che ci sono blocchi continentali interi fatti di potenze economiche di milioni di persone, che senza una dimensione adeguata, una potenza adeguata, non si può dare risposta. E poi è giustissimo, guarda, è proprio dentro nel nostro libro quello che si diceva: noi abbiamo vissuto, abbiamo impostato la nostra cultura con rivoluzioni, con sangue, con guerre, abbiamo pagato le conquiste che abbiamo e non possiamo fare in modo che queste conquiste vengano portate via. Insomma, Paolo Di Falco, c'è un tema che ritorna, ovvero una generazione nuova che deve riuscire a prendere, diciamo così, il testimone anche verso un passato che magari viene dato per assodato, per granitico, e che invece il mondo di oggi ci mette brutalmente di fronte come tema di discussione. Sì, una generazione che rispetto alle precedenti è già europea, basti pensare appunto in questi anni, no, agli Erasmus, ma ai grandi processi di integrazione che hanno coinvolto e hanno riguardato la nostra generazione, che ormai appunto non si ferma da uno stato all'altro, non si sente solamente italiana, ma si sente appunto europea, essere cittadino europeo. Tra l'altro prima si parlava di una risposta europea che è mancata, anche perché l'abbiamo visto nel contesto di queste due guerre, l'Europa non ha una politica estera e quindi un po' si è fatta subordinare anche dagli interessi di altre potenze, basti pensare agli Stati Uniti, e si è andata un po' ad accodare a quelle che sono state le decisioni e gli stessi interessi. Prima si diceva giustamente di un'Europa che dovrebbe tornare a essere protagonista all'interno del Mediterraneo, all'interno del processo di democratizzazione del mondo, senza però fare quegli errori che abbiamo visto nel corso degli anni 90, dove c'era quel modello degli Stati Uniti che voleva esportare la democrazia in giro per il mondo con guerre e bombe, poi il risultato è stata la destabilizzazione di interi paesi e oggi ne piangiamo le conseguenze. Basti pensare appunto alla primavera araba, a quello che è accaduto dopo la primavera araba e a quello che adesso sta accadendo nel territorio palestinese. Quindi secondo me l'Europa sì dovrebbe giocare un ruolo da protagonista e non essere subalterna a nessun attore, ma anche dall'altro lato dovrebbe esserci una consapevolezza maggiore di quello che l'Occidente ha già fatto, di come l'Occidente viene percepito in questi paesi, e una cooperazione che dovrebbe svilupparsi più dal basso che dall'alto. Serve, Marco Antonellis, e poi faccio la stessa domanda anche a Marco Reguzzoni prima di salutarlo, un'Unione Europea, diciamo così, più autoconsapevole nell'interno e più determinata e determinante verso la sua sfera estera? Sì, guarda, ma soprattutto serve una classe dirigente degna di questo nome che purtroppo non abbiamo. Vedi, l'Europa quando ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 50 anni, e lo ha fatto anche perché aveva una classe dirigente europea, avevamo comunque personaggi come Delors, insomma ne avevamo tanti. Che abbiamo perso proprio qualche settimana fa, Jacques Delors. Che avevano una visione, che sapevano qual era l'interesse europeo e sapevano coniugarlo nell'intersecazione con il resto del mondo. Mm-hmm. Cioè noi adesso, guarda il livello della classe politica anche in Europa, che livello è? Sono in grado di avere una visione delle cose? Questa classe politica qua europea ha la consapevolezza di quello che vuole, può, deve essere l'Europa? Non ce l'ha. Questo è il tema vero. Perché nel momento in cui tu hai una classe politica all'altezza, poi la gente ti segue. Se la classe politica è debole, la gente lo capisce, non ti segue. Noi siamo allo sbando a livello europeo. Se continuiamo così, finiremo con l'essere qualche paese colonia della Russia, qualche paese colonia della Cina e qualche paese rimarrà colonia degli Stati Uniti. Mettiamola così. Questo è il tema. Vedevo Marco Reguzzoni che annuiva in collegamento con noi. E allora io in conclusione le sottopongo anche una citazione di Jacques Delors: la fortuna ci aiuta talvolta, il coraggio ci aiuta sempre. Insomma, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare per un'Unione Europea che sappia rispondere anche alle pressioni. Assolutamente sì. Sorridevo perché Marco Antonellis dice esattamente quello che diciamo noi. Quindi
Marco, se non hai ancora letto il libro, lo trovi su Amazon, 3 euro su Kindle, quindi è proprio l'abbiamo fatto per divulgare delle idee, ovviamente, non per fare come qualcuno un business dal punto di vista letterario. Però dici le stesse identiche cose, noi partiamo dalla classe dirigente che oggi non è la classe dirigente politica, ce lo possono raccontare ma non sono certo i politici, la gran parte dei politici che vediamo in televisione che prendono le decisioni, sono i burocrati, i grandi dirigenti dello Stato, i finanzieri, proprio, e diciamo che invece per fare l'Europa serve davvero uno scatto d'orgoglio che non può non venire dai giovani, ma che deve essere supportato, deve coinvolgere e deve formare una nuova classe dirigente, perché oggi non c'è. Noi in Europa siamo stati in grado per primi di abolire la schiavitù e lo abbiamo imposto al resto del mondo, tanto per citare una delle battaglie. Abbiamo creato lo Stato sociale perché le pensioni sono una cosa che abbiamo inventato noi. Quindi la sanità pubblica, l'industria, l'artigianato, la capacità di far prodotti belli, la costruzione di... E tutta l'arte, la bellezza, la cultura, quindi non dobbiamo essere spaventati, noi siamo sempre stati e siamo i motori del mondo come cittadini europei, dobbiamo avere consapevolezza di questo, sapere che le differenze, capire le differenze che ci sono tra un italiano, un francese e un tedesco sono infinitamente più piccole di quelle che si hanno con mentalità e paesi che hanno un'altra storia e un'altra cultura. Cioè le nostre donne hanno una parità di dignità nelle nostre società. Questo purtroppo non accade nel 90% dei paesi del mondo, per fare un altro esempio. Questo è quello che va fatto e prima ero contento perché veramente mi sembra di essere perfettamente in linea con Marco Antonellis, che saluto con cordialità e al quale prego se ha voglia poi di leggere e mi dà un parere, perché credo proprio che siamo in sintonia. Leggerò. Fatta l'Europa bisogna fare gli europei, così come Massimo D'Azeglio diceva che fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. Io ringrazio Marco Reguzzoni dei Repubblicani, autore anche di questo libro, Vento di Cambiamento. A presto e buona giornata. Insomma, Paolo Di Falco, bisogna davvero imparare a fare gli europei dopo aver fatto l'Unione Europea? Sì, anche se appunto come dicevo prima comunque la nostra generazione è già molto più europea rispetto alle precedenti, è una generazione che ormai non conosce le frontiere tra gli stati, una generazione che viaggia e che anche un po' percepisce quelli che sono i benefici e i vantaggi che dà l'Unione Europea. Dall'altra parte sì, fare gli europei è una grande tematica che ci portiamo dietro con la nascita dell'Unione Europea e qui ovviamente bisogna innanzitutto definire cos'è l'Europa e qual è e dove vuole arrivare l'Europa, cosa vuole essere l'Europa in futuro. Vuole continuare in questa sua politica di subalternità ad altre potenze o vuole ritornare ad avere quel ruolo indipendente che aveva già a partire dal 1800? Un tema interessante, anche perché poi io mi ricollego al congresso di Alternativa Popolare a Terni, perché il primo congresso programmatico di una forza che ha le sue radici e non le ha mai dimenticate all'interno del Partito Popolare Europeo, il cui logo è anche all'interno del simbolo di Alternativa Popolare stessa. Allora a questo punto serve rilanciare l'Europa. Marco Antonellis, c'era la percezione, la sensazione anche che Bruxelles fosse l'ultima spiaggia per chi la politica non riusciva a farla in Italia e veniva spedito in Europa, e adesso va cambiato questo paradigma. Questo era un vecchio vizio della politica italiana. Perché gli altri stati poi a Bruxelles erano più forti? Perché non mandavano le terze e le quarte file? Perché spesso e volentieri le decisioni erano favorevoli a Francia e Germania? Perché avevano tanto una strategia e poi mandavano gente capace. I partiti politici italiani hanno mandato di tutto in Europa, meno che quelli bravi. Una politica seria in Europa manda le prime file, le primissime file, perché i giochi, quelli veri, si fanno a Bruxelles, anche quelli che riguardano l'Italia. Questo è il tema vero, per cui bisogna puntare tutto sull'Europa.
Bisogna puntare tutto sull'Europa. Questo è un punto fondamentale per capire bene anche che cosa dover fare per il nostro futuro, per un'Europa che anche e soprattutto, e qua permettetemi un pizzico di vena polemica, tanto per citare Aurora Vena, che, da cui tra poco torneremo per farci fare il riassunto delle parole di Paolo Valli, l'Italia è sempre stata negli ultimi tempi un pochino in tensione e intenzione, mi verrebbe da dire, con Bruxelles. Bruxelles che sembra essersi riavvicinata, e questo potrebbe essere, diciamo così, una soluzione che per il nostro paese potrebbe essere il punto di ripartenza per, tra virgolette, tornare a contare di più in sede europea. Paolo Di Falco. Sicuramente sì, perché ricordiamolo comunque, se siamo arrivati a questo punto è anche perché c'è stata un'ondata di populismo dopo la crisi finanziaria, e poi dopo il populismo c'è stato il sovranismo anche nel nostro paese, no? Abbiamo visto questa alternanza, populisti e sovranisti avevano un punto in comune di concordanza, ovvero il no all'Europa, non erano europeisti, e quindi da lì ovviamente, come noi rigettavamo l'Europa, dall'altra parte l'Europa rigettava noi, e quindi c'è stata questa contrapposizione. La vittima di questa contrapposizione siamo stati noi cittadini, noi Italia. Adesso c'è un graduale avvicinamento, anche perché le forze che sono al governo hanno capito che senza l'Europa non si va da nessuna parte, no? L'abbiamo visto ultimamente, basti pensare alla riforma del patto di stabilità, quindi c'è una consapevolezza sicuramente maggiore dell'essenzialità, dell'importanza del ruolo dell'Europa. Marco, ci aggiungo solo una cosa. Poi andiamo da Aurora Vena a Terni. Coloro che si astennero in Europa sul PNRR adesso sono i più, come dire, grandi fautori dei soldi del PNRR. Esatto, questo è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Era un tema che vorrei che analizzare. Se era per loro, noi quei soldi adesso non li avevamo, perché l'astensione non era un sì. Pronti via, torniamo a Terni, proviamo a vedere tra poco se riusciamo a farci fare il riassunto delle parole di Paolo Valli da Aurora Vena, ma innanzitutto mi prendo ancora però qualche secondo, perché secondo me è importantissimo quello che ha detto Marco Antonellis. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è probabilmente la chiave di volta, la svolta anche e non solo per il nostro paese, Paolo. È una svolta, è una grandissima opportunità che però stiamo nei fatti sfruttando malissimo. Abbiamo enormi ritardi che si sono sommati nel momento in cui la cabina di regia fatta dal vecchio governo Draghi è un po' caduta, e quindi di nuovo si è passata alla gestione fatta per ministeri. Diversi progetti sono appunto in ritardo, molti progetti sono poco utili. Però siamo anche il primo paese ad aver chiesto quarta e quinta tranche. Siamo stati record. Sì, sicuramente sì, però la tabella di marcia non è pienamente rispettata, e quindi da lì c'è anche sempre l'altro tema, no, che ponevano i tedeschi nel momento in cui hanno approvato appunto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero, cioè, l'Italia ce la farà a spendere quei soldi, lo farà in maniera concreta o continuerà a sperperare risorse pubbliche come ha fatto negli ultimi anni con investimenti a pioggia su settori anche poco strategici. Allora, io so che siamo quasi arrivati allo scoccare della nostra prima ora insieme. Intanto io ringrazio Marco Antonellis. Grazie. Per essere stato qua in nostra compagnia. Ringrazio anche Paolo Di Falco, che resterà ancora un po' in nostra compagnia. Tra poco noi torneremo qui in diretta dai nostri studi di Roma, partendo dal recap, dal riassunto delle parole di Paolo Valli, e poi ancora tanti ospiti, tanti temi da affrontare insieme, sempre qui in diretta sul 122 del Digitale Terrestre. ...17.04, rieccoci in diretta. Il Cusano Media Group sta seguendo il primo congresso programmatico nazionale di Alternativa Popolare in corso al Pala Terni. Prima di andare da Aurora Vena, che ci farà il riassunto delle parole di Paolo Valli, io saluto ancora Paolo Di Falco, giornalista di CNC Media, per essere ancora in nostra compagnia, e do il benvenuto in studio invece a Fabio Carosi di Affari Italiani. Buonasera. Fabio, benvenuto. Grazie. Allora, non ci resta che andare direttamente da lei. Aurora Vena, buon pomeriggio, in diretta da Terni. Tutti, grazie.
Eccoci di nuovo, allora sul parco si stanno avvicendando gli elettori, l'ultima testimonianza, quella che abbiamo sentito poco fa, parlava una donna che si è detta la sua prima esperienza politica, che ha trovato in Alternativa Popolare la via per seguire questo percorso. Il presidente Paolo Alli ha aperto con un richiamo, come dicevamo, alla giornata della memoria e a tutto l'odio e la guerra che c'è nel mondo, ha ricordato in particolare cosa sta accadendo in Ucraina e come la difesa della libertà dell'Ucraina difende anche la libertà europea. Poi ha ricordato l'importanza del simbolo, il simbolo di Alternativa Popolare che già nei colori si richiama al Partito Popolare Europeo, ma non è tutto perché il cuore si incontra con le parole. Un partito alternativo, così come il suo leader, ha detto il presidente Paolo Alli. Bandecchi è un leader del popolo e appunto un leader alternativo. Il richiamo al PPE nel simbolo è un richiamo a una politica che vuole essere sincera, vera e pulita, ha detto il presidente Paolo Alli. Da Terni parte la strada grazie appunto a Bandecchi e a Corridore, ma tutta la comunità di Terni che ha dato fiducia a questo progetto, come ricordavamo lo scorso giugno. Tra il sogno e la realtà non c'è discontinuità, ha detto il presidente Paolo Alli nel spiegare il claim, il motto di questa due giorni. I vincitori sono dei sognatori che non hanno mai smesso di sognare. Il primo richiamo, la prima citazione del presidente Alli e delle parole di Nelson Mandela. Poi ha citato anche De Gasperi, naturalmente, da dove nasce insomma il centrismo di questo paese. De Gasperi che ha preso un'Italia distrutta dalle macerie e l'ha ricostruita parlando con tutti. Su questo ha voluto puntare l'attenzione il presidente di Alternativa Popolare. E poi il politico, una frase, una massima famosissima del grande statista: il politico guarda alle prossime elezioni, lo statista invece guarda. Mi stanno interrompendo, perdona, ecco, perché sul palco sta per salire Stefano Bandecchi, il condottiero di Alternativa Popolare, sindaco di Terni. Andiamo a sentirlo. Il nostro sindaco è arrivato, sarà ancora un po' più. Ancora più grande l'emozione. Comunque sì, ritorno al discorso che stavo facendo. Ho conosciuto Riccardo, diciamo, qualche anno fa, in tempi non sospetti, quando proprio dell'avventura che adesso è iniziata da un anno, neanche lui se ne sarebbe immaginata. E è nata un'amicizia che, diciamo, l'ha fatta crescere una stima, almeno da parte mia nei suoi confronti, iniziata sotto l'aspetto professionale e poi è diventata sotto l'aspetto umano. Torniamo. Mi sentite? Che... forte e chiaro, ma sentiamo come anche il palco. Cerchiamo di escludere un attimo l'audio del palco del Palaterni per tornare da Aurora Vena, che puntualmente stava ripercorrendo anche le parole di Paolo Alli, che faceva paragoni fra leader alternativi al Cile De Gasperi, ma anche Stefano Bandecchi. Aurora Vena. Del passato. Eccoci qua, dicevamo, ci vuole ancora qualche minuto per l'intervento di Stefano Bandecchi. Noi vi stavo riepilogando quanto detto dal presidente Alli nel suo intervento. Le persone, gli statisti citati, anche la massima di Alcide De Gasperi: il politico guarda alle prossime elezioni, lo statista invece pensa alle prossime generazioni. E poi non è mancata, dopo aver letto alla platea il messaggio del presidente PPE Weber, non è mancata una steccata anche a chi accusa Alternativa Popolare di non essere parte della famiglia dei popolari europei. Chi si fa maestro di popolarismo, ha detto il presidente Alli, ricordando che il centrodestra in Italia è ben lontana da quella che è la filosofia e invece la visione del Partito Popolare Europeo. L'importanza del messaggio di Weber, secondo Alli, è da sottolineare su un aspetto particolare, ovvero con questo messaggio il presidente del Partito Popolare Europeo legittima AP come componente dei popolari, appunto risponde, rimanda al mittente tutti coloro che si ergono a maestri di popolarismo. E Weber nel suo messaggio ricordava l'importanza dell'appuntamento elettorale di giugno per portare avanti i valori dell'Europa che conosciamo, ma anche per farli crescere e sviluppare nella società che cambia notevolmente. E
e ancora il richiamo infine al cuore del PPE, al cuore di Terni e soprattutto al cuore del leader, del condottiero di questo partito, Stefano Bandecchi, che tra poco sentiremo su questo palco. A voi. Grazie Aurora, richiedici la linea immediatamente quando sarà pronto Stefano Bandecchi per parlare. Cerchiamo di chiudere l'audio da Terni e torniamo insieme, perché a Fabio Carosi, tanto per rompere il ghiaccio, io vorrei fare una domanda, perché Aurora ci aveva portato l'attenzione sul tema politico versus contro statista. Insomma, è una bella distinzione, non solo perché il politico pensa alle elezioni e lo statista pensa a lungo termine, ma proprio perché c'è forse bisogno di meno politici e più statisti? Diciamo che gli statisti sono merce molto rara e la serie, il turnover, facciamo un esempio dei presidenti del Consiglio che si sono avvicendati negli ultimi anni, danno la dimostrazione di come essere statisti sia un plus, un qualcosa nel DNA che è di difficilissima ricerca. Mi viene in mente una frase che una persona ha citato l'altro ieri durante un incontro in cui si faceva il punto sul centrismo in Italia e ha fatto una citazione dell'ultimo dei grandi democristiani ancora viventi, non vorrei fare pubblicità però voglio citare la frase, e ha fatto un calcolo e ha capito che la domanda era: come mai in questo paese cambiano tanti presidenti del Consiglio? La risposta è semplice: cambiano adesso, e quindi non è vero che la polarizzazione che si è costruita nel tempo sulle persone, quindi sulla leadership, sia così fugace e così veloce, cioè noi creiamo e distruggiamo leader, perché accadeva anche in passato. Tranne Silvio Berlusconi non c'è un presidente del Consiglio, persino lo stesso Andreotti, che non sia durato più della media dei presidenti del Consiglio. Ma perché prima cosa cambiava rispetto ad adesso? E qui la frase del politico, l'ultimo dei veri democristiani, e prima c'era un condottiero e una macchina, scendeva il condottiero ma la macchina andava sempre nella stessa direzione, quindi il turnover aveva un senso. Invece noi negli ultimi tempi cambiamo macchinista e cambiamo treno, il risultato è che ogni volta chi arriva ricomincia da capo e la prima cosa che fa dice: chi mi ha lasciato questa eredità ha lasciato un paese in difficoltà. Ora è chiaro che in questo momento risulta difficile trovare delle leadership, ma perché la politica, non i politici ne produciamo anche troppi e soprattutto troppi densi di pensiero, i politici veri con la P maiuscola sono merce molto rara. Sì. Uno dei paradossi che vorrei citare è che se in questo momento noi facessimo un referendum scopriremo che un pezzo del paese indica in Renzi un possibile politico statista, cioè una spanna sopra la media. Il problema è: ma è la media che è molto bassa o effettivamente Matteo Renzi ha dei valori? Io propendo più per la prima ipotesi, cioè che la media sia molto bassa e così basta molto poco per diventare, tra virgolette, per emergere, cosa che per esempio succede anche nel giornalismo. Cioè se la più abbassiamo la media, più copiamo, faccio un esempio, l'intelligenza artificiale da questo è croce e delizia. L'intelligenza artificiale intanto è generata da un uomo, sì, prima cosa, e quindi io non ho il timore. Il problema è l'uso che se ne fa delle cose. Anche la politica è un'intelligenza artificiale, perché ha come primo obiettivo quello di catturare il voto. Ora, in questo scenario politico attuale, io ho l'impressione che invece di occuparsi di catturare voti, poi magari se volete ne approfondiamo, cioè dove si va a collocare Alternativa Popolare? AP, dove punta? Questo è un tema. Io ho l'impressione che l'oggetto dovrebbe essere far tornare le persone al voto, perché quella è la maggioranza. A proposito di persone che tornano al voto, io vorrei sentire proprio un estratto da Terni, perché ci sono sul palco alcuni dei militanti, anche alla prima esperienza, che stanno prendendo la parola. Sentiamo qualche minuto e prendiamo qualche spunto per la nostra chiacchierata in studio. Se avessi avuto il piacere di fare oggi qui questo intervento, io ho accettato con vivace entusiasmo, perché voglio condividere con voi la mia prima esperienza in politica. Ho 54 anni, sono nata e vivo a Terni, tranne il periodo degli studi universitari che sono stati svolti a Perugia. Come tutti i giovani, con la maggiore età, ho iniziato ad osservare la politica locale e nazionale
con distanza e aggiungerei anche una severa criticità, senza tuttavia agire in prima persona e in maniera concreta. Dalla mia maggiore età ad oggi è passato un po' di tempo effettivamente, ma tante sono le amministrazioni che si sono succedute, che hanno generato in me decisamente un grosso malessere e sconforto, perché sono stata una spettatrice passiva di un cambiamento peggiorativo sia a livello nazionale che locale. L'eredità che hanno lasciato i nostri nonni è stata in maniera dirompente depauperata da scelte scellerate di amministrazioni di centrodestra e centrosinistra, sempre prone le une alle altre. Io francamente un anno fa circa neanche conoscevo, ignoravo l'esistenza di un partito di nome Alternativa Popolare, ma in un bar di Viale Cesare Battisti sono stata invitata a prendere un caffè da un mio vicino di casa dei tempi andati. Quell'uomo si chiama Riccardo Corridore, oggi vice sindaco di Terni e futuro presidente della Regione Umbria. In quel bar mi ha esposto l'idea e la visione della politica secondo Alternativa Popolare, idea e visione incardinati da Stefano Bandecchi. Grazie a lui ho avuto la fortuna di scoprire quanto fosse fortunata la città di Terni ad avere allora come candidato Stefano Bandecchi. E l'allora candidato Stefano Bandecchi, oggi sindaco, un uomo dalla genialità rara, e da lì è iniziato il mio percorso in Alternativa Popolare. È iniziato il sogno, ma in me la convinzione che davvero, davvero può iniziare il cambiamento e la rinascita della mia città e non solo, dell'intero paese. Da neofita della politica aggiungo che i pochi mesi trascorsi dalla conquista di Palazzo Spada mi hanno fatto comprendere quanto le vecchie politiche siano solo arroccate a difesa delle proprie posizioni di rendita, al punto che addirittura ne fanno un uso e consumo familiare. Ne è l'esempio effettivo di chi rimane silente e inerme di fronte ai problemi veri delle persone, mentre pontificano dalle loro comode poltrone per le parole colorite del nostro sindaco, strumentalizzandole e contestualizzandole al solo fine di screditare tutto l'operato e la sua immagine. Conosco il vice sindaco da più tempo di tutti, credo, per i motivi che vi ho esposto. Ne apprezzo la capacità dialettica, la determinazione, la progettualità e la professionalità, la professionale competenza. Il tempo sarà garante delle sue. Il tempo è galantuomo, possiamo definire così anche per mettere un punto, per rientrare in studio, ma solo per fare, diciamo così, un po' la pallina da tennis e tornare a Terni. Perché? Perché al corner, insieme ad Aurora Vena, tra poco dovrebbe esserci anche un volto di Cusano Italia TV, un volto anche e una voce di Radio Cusano Campus, il direttore Gianluca Fabi, che appunto sarà al centro e sarà il moderatore di diversi tavoli tematici che prenderanno il via nella giornata di oggi. In particolare ce ne sono alcuni che hanno davvero temi interessanti, a partire nella parte finale di questa nostra maratona. Si parlerà di ambiente, di sviluppo, di sport, di crescita, di dove è stato il punto di partenza del nostro paese, della coesione sociale, tutti i temi che Alternativa Popolare, ma non solo, anche noi con i nostri ospiti in studio, vogliamo mettere al centro dell'attenzione. A proposito, vedete che ci sono tre sedie in questo momento, e quindi do il benvenuto a Giulio Di Donato della Fionda. Giulio, buonasera a tutti. Grazie. E allora, da Terni, già la vedo pronta. Aurora Vena, ci sei? Sì, che soprattutto messo in pratica era da tanto.
Io ci sono e non sono neanche sola, qui con me c'è il nostro direttore delle news Gianluca Fabi. Direttore. Buonasera Aurora, buonasera a tutti gli ospiti in studio qui dal Pallaterni. Beh, molto interessante devo dire, soprattutto anche questa parte, dopo il discorso di Paolo Alli, perché credo che sia abbastanza raro per quanto riguarda i partiti politici il fatto di dare la voce a chi tra i cittadini ha sostenuto con diversi ruoli, ha parlato un operaio, ha parlato un'impiegata, adesso sta parlando un'altra persona di Foligno, perché è molto interessante proprio per capire che cosa ha portato poi a questa rivoluzione ternana, perché io l'ho definita subito l'unica vera novità della politica di questo ultimo anno, è stato sicuramente Bandecchi, sindaco di Terni, rompendo insomma anche, come dire, tutte le previsioni che erano state fatte fino a questo momento. E che cosa si capisce? Si capisce che c'è la ricerca di un'alternativa al quadro politico, c'è la ricerca anche di un approccio, diciamo, molto vicino alla gente per cercare di capire, di risolvere le problematiche, c'è la ricerca di una visione, c'è la ricerca anche di un centro, e questo è un discorso ovviamente più ampio che poi immagino abbiate già ampiamente dibattuto in studio. A proposito, io mi inserisco per chiedervi in diretta, appunto, abbiamo puntato l'attenzione sui tavoli tematici che Gianluca Fabi andrà a moderare, sono tanti i temi interessanti che si uniscono bene, si confanno anche a quella politica dei cittadini, per i cittadini che Alternativa Popolare, come diceva Gianluca Fabi, sta cercando di costruire. Beh, i tavoli tematici servono ovviamente per dare concretezza alle idee che vengono rappresentate, e potremo ascoltare, mi fa piacere insomma occuparmene, potremo ascoltare proprio quelle che sono le idee e i punti di partenza, il terreno di partenza da dove far partire questa esperienza politica che è appena nata, anche perché ovviamente io credo che Bandecchi lo sappia, i leader sono molto importanti, ma è importante costruire un partito attorno ai leader, e i partiti si costruiscono con i progetti, con i programmi e con le persone competenti in grado di portare avanti i programmi. Io spesso ho sentito criticare Bandecchi il leaderismo accentuato, è necessario, fa parte della politica contemporanea, perché ci vuole un punto di riferimento in cui i cittadini sappiano riconoscere le idee di un partito, ma ci vuole anche un partito. Troppo spesso abbiamo assistito a leader politici che hanno portato i propri partiti a risultati molto importanti, penso a Renzi, penso a Salvini, ma avete visto in quanto poco tempo è stato dilapidato questo patrimonio elettorale. Ecco, io credo che questo sia estremamente importante da affermare proprio per il futuro della politica e non solo per questo partito. Vi ringrazio Aurora Vena, Gianluca Fabi, buon lavoro, perché poi tanto lo ricordiamo, Gianluca Fabi sarà il moderatore di diversi temi e diversi tavoli che si concentreranno, ecco, aspettate che mi sposto così ve li faccio vedere entrambi, in diretta da Terni al centro, appunto, dicevamo, tanti temi, tanti dibattiti, eccolo, un saluto da parte di entrambi. Noi rientriamo in studio, perché? Perché ci sono spunti interessantissimi di quello che ha detto Gianluca Fabi insieme ad Aurora Vena, che vorrei analizzare insieme a Paolo Di Falco, Fabio Carosi e Giulio Di Donato. In particolare c'è un tema che mi ha colpito, quello del patrimonio politico, non solo in termini di voti ma anche di ispirazione. Partiamo con Giulio Di Donato, così tanto per rompere il ghiaccio facilmente. Sì, no, è un'operazione interessante, diciamo, anche rappresenta un elemento di novità nel panorama politico italiano. È una, diciamo, questo centrismo che io definirei centrismo populista, nel senso, ma io tendo a dare l'accezione populista può essere intesa sia in termini positivi e negativi, però centrismo perché diciamo è un progetto che tende a parlare in qualche modo ai moderati, sì, un progetto di ispirazione liberale. Mm-hmm.
Allo stesso tempo populista perché appunto basti pensare al riferimento alla figura di Bandecchi, quindi questa diciamo populista nel senso di anche di cercare anche la polarizzazione, cercare anche ricercare anche la contrapposizione con la vecchia politica, no? Cioè, l'abbiamo sentito, la contrapposizione con il vecchio modo di fare politica che ricorda anche un po' il primo Berlusconi, no? Quindi più che De Gasperi questa operazione mi sembra riallacciarsi diciamo alla discesa in campo di Berlusconi, no? Sì. Anche lì c'era un centrismo leaderistico populista che appunto che parlava al mondo moderato, appunto forse il taglio populista può funzionare proprio. Perché nel senso che ormai l'elettorato moderato, i cosiddetti moderati, sono moderati anche arrabbiati. Cioè un elettorato di centro moderato, però è un elettorato arrabbiato che si sente minacciato, che ha paura, che reclama sicurezza, reclama maggiore senso dell'ordine, che però allo stesso tempo vuole sognare. Quindi è che Berlusconi, diciamo, in qualche modo alludeva un sogno, la discesa in campo, però alludeva un sogno. Qui ho sentito parlare di sogno. Quindi è un'operazione estremamente sfaccettata. E, diciamo, il dubbio è il seguente. Lo spazio politico che intendo occupare è quello del cosiddetto terzo polo, no? Quindi fra centrodestra e centrosinistra, però è uno spazio politico iperaffollato. Abbiamo Renzi, abbiamo Calenda, Forza Italia non è moderati, Forza Italia moderati. Quindi è difficile in qualche modo emergere all'interno di uno spazio così affollato. E poi c'è da dire che il centrodestra adesso al momento il centrodestra è ancora in salute, sì. La Meloni, cioè diciamo il governo Meloni, destra centro come veniva ribattezzato, esatto, per cercare di marcare quindi, ancora più la distanza dal centro, quindi sarà difficile appunto valorizzare, cioè la sfida è proprio valorizzare gli elementi di novità, ciò che caratterizza questo progetto rispetto agli altri in un all'interno, visto che si muove all'interno di uno spazio già affollato, e forse questo tratto di centrismo populista, no? Che appunto che manca, diciamo, questo doppio tratto, no? Che secondo me contraddistingue l'operazione Bandecchi, è un elemento che manca agli altri movimenti che affollano quello spazio politico. Io riparterei proprio da qui, sì. Giulio Di Donato, tra pochissimo però, perché vi devo interrompere perché dobbiamo andare in pubblicità, ma questo centro che diciamo così è fucina di nuove realtà, ripartiamo proprio da qui, tra poco, dopo la pubblicità, sempre in diretta su Cusano Italia TV. L'Italia che abbiamo sognato è l'Italia che vi daremo, le 17:31, sempre in diretta su Cusano Italia TV al canale 122. Andiamo allora tra pochissimo a Terni, perché c'è la nostra Aurora Vena nel corner, che è il suo campo base, il suo punto di partenza principale per farci da sergente sul campo del Pala Terni, appunto della città simbolo dell'acciaio oltre che delle fere. Aurora. Eccoci, sì, mi hai colto un attimo esatto alla sprovvista, perché si stanno preparando i nostri ospiti, le prime interviste che faremo noi direttamente dal corner del Cusano Media Group. Sentiremo la testimonianza di due elettori, di due persone che hanno scelto Alternativa Popolare. Adesso il nostro service sta provvedendo a microfonarli, ecco, ci siamo quasi. Ci siete? Ci siamo, ok, ci allora siamo. Tieni la linea. Ci a siamo te. Lorenzo, ok, adesso mi dovrebbero. Eccoci qua. Allora, alla mia destra Salvatore Maio, direttamente da Reggio Calabria. Invece alla mia sinistra Paolo Raneri da Friburgo. Attenzione, quindi Alternativa Popolare va già oltre i nostri confini nazionali. Io parto dalla testimonianza di Maio. Ci dica perché lei ha scelto di far parte di questa grande famiglia che è Alternativa Popolare. Allora, io intanto un saluto a tutti quanti, io in realtà parlo un po' da chi è Stefano Bandecchi e chi ho conosciuto come persona.
Quindi ho deciso di essere qui per... dietro sta parlando un po' il mio amico di avventura, sono contento di essere qua per illustrare un po' chi è la persona. Stefano Bandecchi ci ha ricevuto, ci ha preso come amici, ci ha dato la possibilità di partire da Reggio Calabria, essere presenti insomma nel suo tavolo, essere amici, essere presenti da persona normale. Non è da tutti essere e dare la possibilità a noi, ad imprenditori, di essere persone normali. Se tu oggi vuoi avvicinarti a un politico normale di oggi per poter parlare, per poter esprimere il tuo pensiero, non è così facile. Lui ci ha preso e ci ha dato la possibilità di essere dire la nostra, e poi la personalità che ha è vincente come imprenditore, è vincente da persona umana, e sono sicuro in questo caso sarà vincente anche da politico. Signor Paolo, invece lei da Friburgo qui a Terni per far parte, per mostrare il suo sostegno a questo partito, un partito che dicevamo è giovane ma ha già le idee ben precise. Sì, l'aspettativa è quella di pensarlo come un momento simile al piantare un seme di dattero. E qui, se noi vediamo, c'è scritto primo girandolo, è il primo congresso. Il seme di dattero viene piantato da un nonno, cresciuto da un padre e poi mangiato da un nipote. Per cui l'idea è questa, cioè trovarsi in una situazione in cui possiamo veramente, da centristi, un vero centro e non preso a metà tra due polarismi poco funzionali, per tentare di portare l'Italia a un altro step, perché su molte situazioni ancora segna il passo la nostra nazione. Ci sono moltissimi italiani all'estero che stanno lavorando per altre nazioni, spesso formati da noi, dalle nostre università, dalle nostre istituzioni, che restano fuori perché non c'è nessuna possibilità di un reingresso. Ci sono politiche e pensieri per poterli riportare in Italia, ma vi assicuro che diventa estremamente complicato riuscire a fare questo passaggio dall'Unione Europea nuovamente in Italia. Per cui l'augurio è portare qui da noi di nuovo queste risorse e di nuovo rilanciare la nostra nazione e dargli una visibilità con forza. E l'alternativa popolare è una buona base che può permettere questa condizione nuova, per cui è una speranza non solo per chi comincia, ma per chi persevera. Se ci sono domande da studio per i nostri ospiti, altrimenti li salutiamo e facciamo avvicinare un altro elettore di Alternativa Popolare, Roberto Momi, ma prima sul palco stanno per trasmettere il video. Oggi che racconta la storia di questo partito. Noi ce l'abbiamo con pronto anche il ritornare al corner perché Fabio Carosi voleva fare una domanda. Vediamo questo video. Alternativa Popolare, un partito europeista che nel PPE ha trovato la sua casa naturale e che grazie al presidente Paolo Alli, in carica dall'autunno dell'anno successivo, ha ricoperto un ruolo di rilievo nel panorama politico, tanto in Italia quanto all'estero. Nell'estate del 2022 prende vita una nuova sinergia con il coordinamento nazionale affidato a Stefano Bandecchi. Di AP ne diviene il condottiero, con l'obiettivo di colmare lo spazio politico al centro e ravvivare il fuoco degli elettori delusi. Delusi da una politica miope ai bisogni dei territori, dei giovani, delle famiglie. Più che un partito, un progetto, una visione, che fa breccia nei cittadini di Terni e che, con la vittoria di Bandecchi alle amministrative del 2023, si impone oltre le mura di Palazzo Spada. Oggi Alternativa Popolare si ritrova nella città dell'acciaio, dove è avvenuta la consacrazione per il primo congresso programmatico nazionale. Un punto di partenza per raggiungere le prossime sfide che sono a portata di mano, le elezioni amministrative, regionali ed europee. Gli avversari da battere? Astensionismo e disaffezione in primis. Due piaghe dilaganti soprattutto tra i più giovani, ed è proprio a loro che AP guarda con particolare attenzione, da sempre, per trasformare con coraggio e lungimiranza l'Italia che abbiamo sempre sognato in realtà. Ed eccoci.
amici, abbiamo appunto sentito la storia, questo servizio confezionato dalla nostra redazione che racconta le tappe percorse da Alternativa Popolare dal 2017 ad oggi al primo congresso programmatico del partito. Dicevamo, se avete domande da studio per i nostri ospiti, mi sembrava di sì. Sì, Fabio Carosi di Affari Italiani. Io volevo chiedere ai due interlocutori, intanto ringraziarli per la testimonianza che mi sembra abbastanza verace, però la domanda non posso esimermi dal farla, e cioè avete avuto entrambi già esperienze politiche, sì o no, come diretta partecipazione, e se è possibile alle ultime elezioni alle quali avete partecipato, che tipo di orientamento avete avuto nell'urna? Partiamo da Salvatore. Allora, no, io non ho avuto mai, sono un imprenditore, ho tantissime società in Italia, quindi in maniera molto difficile avrei potuto avere a che fare con uno che non era imprenditore, una persona che non era un imprenditore, quindi dico no, non ho avuto un orientamento politico perché non mi sono mai rivisto in politica, visto che comunque in questo caso ho avuto la possibilità di sedermi nella trattativa della regina da imprenditore e non da politico, non sapevo neanche che facesse il politico, e mi sono innamorato, permettetemi il termine, della persona, mi sono innamorato della sua grinta, mi sono affascinato, non sapevo neanche che avesse un partito politico, quindi già questo è molto significativo, perché se una persona riesce a entrarti dentro così da imprenditore, facendoti capire anche che la politica in realtà bisogna che noi ci avviciniamo, perché noi non siamo corrompibili, non abbiamo bisogno del lavoretto da darti per star zitto, cioè da me si possono avvicinare a tutti, a Reggio Calabria, in Calabria, in Sicilia, ma io non accetto il lavoro per starmi zitto. E lui mi permetto di intervenire e di interrompere Salvatore, perché sta parlando dal palco il presidente Paroalli, perché sta per iniziare la parte di questo congresso dedicata ai fondatori. Siccome non siamo riusciti a seguire i suoi saluti iniziali, direi di andare un attimo a seguire la diretta e poi appunto torniamo qui. Andiamo a sentire il presidente di Alternativa Popolare Paolo Valli e poi riprendiamo da studio. Andiamo a te. Governo Gentiloni. Poi nel 2018 ci fu una spaccatura della loro partito, nel 2017 ci eravamo trasformati in Alternativa Popolare, avevamo cambiato il nome e il simbolo, e poi dal 2018 il partito si è dissolto perché il nostro fondatore originario Angelino Alfano si ritirò dalla politica, e dato che in quel momento il partito non aveva un grande appeal, anzi se devo essere molto sincero aveva solo debiti e io ero il tesoriere, allora i residui soci dissero tientelo tu questo partito che noi debiti non ne vogliamo sapere, e mi lessero presidente e sono rimasto presidente in questo tempo di dura fatica. Ci presentammo nel 2019 alle elezioni europee con una piccola aggregazione con il Popolo della Famiglia, conseguendo un risultato assolutamente irrilevante, circa lo 0,5%, non abbiamo fatto nessuna campagna elettorale, non avevamo né leader né mezzi, eccetera, fin tanto che dopo questo lungo sonno, che è costato comunque alle persone qui presenti grande fatica, perché tenere in piedi un partito politico non è una sciocchezza, perché il partito politico ha degli adempimenti, poi il tesoriere Cappelli vi potrà dare qualche elemento in più, delle responsabilità anche formali di fronte a tutta una serie di organismi di controllo che la politica impone, sono imposti dalle normative ai partiti, e insomma è stato molto molto faticoso, ma adesso non è il tempo di fare il cahier de doléances. A un certo punto incontriamo Stefano Bandecchi, Stefano, posso raccontare anche del nostro primo incontro? Puoi essere sincero. Allora, grazie. Nel nostro primo incontro avvenuto attorno a un desco, io ce l'avevo di fronte, lui mi guarda fisso e mi dice: quanto costa il partito? Allora io sono vacillato un po' e ho detto: ma vogliamo andare in galera in due? Vabbè, e da lì abbiamo cominciato ovviamente una discussione che è durata non poco, poi è nata una familiarità e un'amicizia di cui ringrazio
veramente Stefano di avermi onorato e di onorarmi, e in questa costante confronto ovviamente gli amici seduti qui attorno hanno sempre seguito e svolto il loro lavoro di sostegno alla mia personale attività e a quella che era rimasta del partito, e sono stati tra i primi che hanno affiancato. Ricordo Stefano, quando ci invitaste a casa tua a Roma, c'erano queste persone più poche altre, e da lì poi è iniziata la grande avventura che ha visto ovviamente il trionfo di Terni e il laboratorio politico attuale che c'è qui a Terni e in Umbria. Quindi io ho dato questi piccoli elementi, questi spunti, solo per dire che non nasciamo oggi, però rinasciamo oggi. A me non piace il tema, la parola rifondazione, perché mi ricorda una cosa un po' di sinistra, di estrema sinistra, però una rinascita di Alternativa Popolare c'è. Era un cuore che era stato messo nel congelatore, è un cuore che è stato tirato fuori, a cui è stata ridata vita. Un energico massaggio cardiaco fatto da Stefano Bandecchi ci ha ridato vita. E oggi siamo qui. Quindi, da questo punto di vista, io credo che adesso, dando la parola agli amici che mi hanno seguito in questa vicenda, loro possano far presente gli aspetti, l'esperienza che hanno compiuto insieme a me e successivamente insieme a Stefano, quando ci siamo un po' incontrati. Io direi di andare in ordine di età, in ordine però dal più anziano, giustamente, perché insomma, da quello che ha i capelli bianchi, Daniele Cantore. Daniele, sì, e soprattutto quello che ha i capelli segnati. Scusami, però non cominciamo a fare queste discriminazioni, già hai fatto la prima gaffa, è più anziano, poi dici che cominceremo dal pelato, cioè, stai attento. Cioè, che... Daniele Cantore, che ha una provenienza, adesso lui vi spiegherà da dove viene, politicamente parlando, una lunghissima esperienza, è una persona squisita che ha una grande rete di rapporti, soprattutto in Piemonte, ma adesso do la parola a lui. Grazie, guardate, partecipo con grande emozione a questo congresso programmatico, perché intanto corona le aspirazioni, eccoci, i sentimenti. Tornati. Allora, abbiamo sentito le parole del presidente Alli aprire la parte dei lavori dedicata ai fondatori. Noi qui eravamo con gli elettori di Alternativa Popolare che stavano rispondendo alle vostre domande. Lei, Salvatore, aveva concluso? Altrimenti stavo andando. Prego. Quindi... sì, stavo completando dicendo insomma che alla fine io non ho conosciuto lo Stefano Bandecchi con un'idea politica, l'ho capito dopo, quando nel momento in cui lui è cominciato a parlare di arte, quindi eravamo nel suo ufficio, quindi cominciava a parlare di arte, dell'aiuto, di cosa vorrebbe fare, del fatto che ha visto vedere crescere i figli dei suoi dipendenti e magari ha visto crescere meno i suoi, quindi abbiamo detto: ma questa persona perché si interessa a così tante cose? E poi sono rimasto affascinato dalla parola. Io ci tenevo a dire questa cosa perché io, avendo conosciuto l'uomo, se mi viene fatta la domanda oggi se ho un'idea politica, visto che non ho mai avuto un indirizzo, perché prima la domanda è questa, che se la via è quella di avere a che fare con gente così onesta, diretta, che mantiene la parola ed è umile e non si lega a nessuno che si possa vendere, noi imprenditori, io imprenditore ci sono e ci sarò sicuramente, e in questo momento credo che l'unica alternativa al popolo, quindi l'Alternativa Popolare, sia assolutamente per me Stefano Bandecchi. Adesso sentiamo invece la posizione del signor Paolo. Le ricordo la domanda in poche parole: se questa è la sua prima esperienza, la prima volta che si avvicina in questo modo alla politica. No, io sono un analista civile e militare, di solito collaboro col governo, con i governi, e sono 34 anni che faccio analisi, perché se il politico
offre un'idea di intervento, poi subentrano i tecnici che devono elaborare quell'idea e renderla operativa. Non importa il settore navale, sociale, sanitario, sicurezza, qualità urbana, c'è sempre un pool di tecnici che cercano di applicare concretamente quello che poi è l'idea politica e trasformarla nel limite del possibile in un assetto tecnico. La propria partecipazione nel nuovo centro. Benissimo, allora ringraziamo i nostri questi elettori, il signor Paolo Raneri e il signor Salvatore Maio, per averci raccontato la loro esperienza. Adesso andiamo a sentire la diretta, andiamo sul palco perché appunto si stanno avvicendando i fondatori di Alternativa Popolare, poi torneremo qui al corner con altri elettori e con ipoteticamente il presidente Paolo Alli, dopo naturalmente aver sentito l'intervento del condottiero Stefano Bandecchi. A voi. Ho anche dei ruoli importanti, ma ho ritrovato in Alternativa Popolare un idem sentire. Ho trovato degli amici che condividevano con me la scommessa che la politica potesse, l'ha ricordato Paolo Alli, ritornare un'arte, cioè essere qualcosa che si deve conquistare con la passione, la costanza, ma soprattutto si deve praticare per i nostri cittadini. Ebbene, questo che ho trovato in API è stato rinforzato, rafforzato, rilanciato dall'arrivo di Bandecchi. Io ho già avuto modo di dire in un'altra occasione che è arrivato un grande vento. Sapete quando è tutto nuvolo? Quando non c'è speranza che sorga il sole e arriva un grande vento, forte, incisivo, che spazza le nuvole all'orizzonte e dà una speranza, come noi oggi qui stiamo celebrando, che la politica non sia solo un teatrino in Parlamento, nelle amministrazioni comunali, nelle trasmissioni televisive, perché io non so come la pensiate voi, ma io ormai in televisione guardo solo più i film, i documentari o Rai Storia, perché il resto veramente è inguardabile. Ma purtroppo è responsabilità del mondo dell'informazione, ma è anche responsabilità del mondo della politica, che fornisce al mondo dell'informazione questi messaggi. Io non voglio dilungarmi, ma dire veramente che oggi, con commozione, con questa vostra grande e bella presenza, dopo aver sentito le parole dei cittadini, sono ancor più convinto e orgoglioso di aver aderito alcuni anni fa e di aver aderito di nuovo dopo il rilancio di Bandecchi ad Alternativa Popolare, a questo partito che vuole essere un partito dei cittadini. Viva Alternativa Popolare! Grazie Daniele, grazie per la tua passione. Daniele Cantore ha avuto ovviamente molte opportunità di piazzarsi da altre parti, perché una persona con l'esperienza sua è stato anche molto corteggiato, ha tenuto duro e ha continuato con noi sperando contro ogni speranza. Poi abbiamo due giovani qui invece che la politica l'hanno sostanzialmente sempre fatta in Alternativa Popolare. Giovanni Grasso, che è il nostro segretario internazionale, mi segue da quanti anni, Giovanni? Da sempre. Era un ragazzino. Con lui abbiamo partecipato a tutti i congressi del Partito Popolare Europeo, a innumerevoli assemblee politiche. Lunedì e martedì saremo ancora a Bruxelles insieme alla nuova assemblea politica, nella quale ringrazierò il presidente Weber per il messaggio. E quindi Giovanni da una parte, Emanuel che è arrivato un attimo dopo, ma comunque anche lui ha sempre seguito questa dimensione internazionale insieme a noi, a loro chiedo qualche parola su questa loro esperienza e sulla ragione per cui hanno ostinatamente creduto in questo progetto. Grazie, buonasera a tutti, grazie per questa opportunità.
Non vi nascondo che si realizza oggi un piccolo sogno che ho sempre coltivato, sempre avuto, che era quello di trovarmi da quest'altra parte, perché di momenti assembleari, congressuali, ne ho vissuti diversi e mi sono sempre domandato quale potesse essere l'emozione che si prova stando da quest'altra parte, e vi garantisco che anche se sono seduto le gambe tremano e la voce vacilla, perché davanti a un così vivo popolo, una così numerosa platea, è impossibile non essere emozionati e non avere le corde vocali che vibrano ancora di più. Alternativa Popolare è un grande sogno che si sta concretizzando. Vedete, io ho aderito convintamente ad Alternativa Popolare per due ordini di ragioni. La prima di carattere personale, perché mi hanno accolto e stimolato sin da subito, pur essendo una signor nessuno. Come diceva Paolo, non ho una storia politica alle spalle, ho sempre studiato, mi sono sempre avvicinato alla politica, ma sempre appassionato, ma non avevo una storia che potesse contraddistinguermi. E qui ho trovato una casa, una famiglia che mi ha accolto a braccia aperte, mi ha dato opportunità che non avrei mai creduto di riuscire a vivere, e poi ve ne racconterò qualcuna. Dal lato politico, perché a tutte le domande che ho posto ai miei amici che ci sono qua sul palco e a quelli che hanno condiviso questo percorso, non ho mai ricevuto una risposta superficiale, oppure una risposta data senza prima aver meditato la risposta o averla approfondita. E vedete, in un momento storico come questo, dove basta cercare su Google la risposta alla propria domanda, trovare persone che vanno in profondità, che si informano e che ti dicono il perché una determinata scelta deve essere assunta anziché un'altra, non è veramente cosa da poco. Vi dicevo, da un punto di vista personale ho vissuto tanti momenti, e Paolo ne citava alcuni. Abbiamo affrontato tanti viaggi insieme, siamo stati a Copenaghen, siamo stati a Helsinki, al congresso a Zagabria, andremo al congresso di Bucarest, alle assemblee politiche del Partito Popolare Europeo, del quale io con lui costituisco la nostra piccola ma sempre presente propositiva delegazione. Il Partito Popolare Europeo è una grande famiglia composta da veramente tanti partiti che provengono da nazioni diverse e che cercano e che hanno come unico ed esclusivo obiettivo il bene della nostra comunità europea. Vedete, dobbiamo cambiare il nostro punto di vista, dobbiamo alzarci e vedere dall'alto che cos'è realmente la nostra realtà politica, la nostra realtà europea. Io personalmente posso muovermi liberamente in tutti i paesi, non ho nessun limite di movimento all'interno dell'Unione Europea. Non so che cosa voglia dire avere dei conflitti, cambiare banconote alla frontiera, mettere il bollino alla macchina per andare al di là della frontiera, perché ho sempre avuto libertà di movimento, libertà di comunicazione, libertà di potermi confrontare anche con studenti di paesi diversi rispetto al mio. Pensiamo al grande progetto dell'Erasmus. E devo dire che l'Unione Europea va preservata e va stimolata per essere pronta e preparata ad affrontare le sfide che nei prossimi anni ci saranno. Sicuramente il primo e grande obiettivo che tutti noi dobbiamo prefiggerci è quello di riuscire ad ottenere il miglior risultato possibile a giugno nelle prossime elezioni europee. Come diceva il Presidente poco fa, stiamo lavorando e stiamo scrivendo il futuro di ciascuno di noi. Vedete, stiamo lavorando alacremente alla stesura del manifesto politico del Partito Popolare Europeo, che sarà poi quello che ci accompagnerà in tutta la campagna elettorale. E in conclusione vorrei rivolgere un appello a tutti i giovani, perché si parla spesso di giovani, degli interessi dei giovani, delle esigenze dei giovani, ma non c'è modo migliore che rispondere alle esigenze dei giovani facendo partire lo stimolo dai giovani stessi. E il giovane non deve pensare
che la politica la fanno gli altri. La politica la deve fare lui, perché la politica, anche se noi non ci interessiamo, lei si interessa di noi. E quindi il messaggio che voglio consegnarvi è questo: il più grande stimolo che ho avuto nel affrontare la vita politica è stato proprio questo, non lasciare ad altri la possibilità di scegliere per me. E devo ringraziarvi per questo, perché è una grandissima opportunità. Comunque, grazie Giovanni, ma Giovanni ha poco più di 30 anni, ha già fatto non so quante elezioni, è assessore all'attività produttiva del comune di Castiglione delle Stiviere, che è il comune più importante dopo il capoluogo della provincia di Mantova. Si è cimentato alle europee, si è cimentato alle regionali ultime, eccetera, prendendo sempre molti consensi personali. Quindi, capite, ha cominciato forse 10 anni fa, sì, sì, a misurarsi. 2013. È possibile, si può, i giovani, ci sono tanti giovani, si può. Domani avremo una sessione sui giovani molto importante. Yes we can, dovete dire. E Manuel, che è da meno tempo con noi, però appunto, come dicevo, ci ha seguiti anche in qualcuna delle nostre avventure internazionali. Dici qualcosa anche tu? Buonasera, è un piacere, un onore essere qui con voi. Come ha detto il mio giovane collega Giovanni, pensare di essere in un palazzetto gremito di persone solo un anno fa, mi ricordo quando eravamo a Rotterdam, sembrava pura utopia. Poi con l'avvento di Bandecchi questo è diventato realtà, quindi abbiamo già visto dei risultati concreti in poco tempo. Io mi sono sempre interessato alla politica inizialmente come osservatore esterno, non sentendomi assolutamente rappresentato da nessun schieramento politico, anche i toni, le dicotomie, queste divisioni globalisti, sovranisti, questa semplificazione nel cercare sempre di ricondurre tutta la complessità del reale ha delle categorie predefinite e dicotomiche, come dicevo prima. Tutto nasce dall'incontro con Paolo per motivi che esulavano dalla politica, anzi sulla geopolitica, a dir la verità, vista anche la sua grande esperienza come presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO. E da lì ho scoperto la realtà di Alternativa Popolare. Per me ha rappresentato una luce nel deserto, oserei dire. Sì, sia per i valori che incarna, che sono valori anche difficili oggi da difendere, che sono difficili, che non sono facilmente vendibili, ma riportare la dignità umana come centro e come bussola dell'orizzonte dell'operato politico. Un'economia, pensare un'economia in cui la persona ritorni al centro, secondo anche quella che erano la dottrina sociale della Chiesa, quindi soprattutto in un'epoca come quella attuale in cui i fattori socio-economici producono risultati anche devastanti sulle nostre classi medie, sulla nostra società, quindi riportare la persona al centro di ogni ragionamento. La competenza, come diceva Giovanni, i problemi non vengono mai approcciati in maniera semplificatoria, ma si cerca di andare a capirne la complessità, ad approfondire, quindi non ci sono soluzioni e ricette semplici. E poi la dimensione internazionale europea. Nel mondo in cui viviamo oggi, pensare l'Italia slegata dal legame con l'Unione Europea è qualcosa di utopico e anche controproducente. Quindi l'appartenenza alla famiglia del Partito Popolare Europeo non è solo un vanto, è una responsabilità, ma una grandissima opportunità. Ho accolto con grande entusiasmo la candidatura alle elezioni europee e deve rappresentare non solo un trampolino di lancio per il partito, ma anche una piattaforma in cui si vada in Europa a discutere. Ci vuole più Italia in Europa, non meno Italia in Europa. Se si vuole avere una voce in capitolo nelle questioni geopolitiche europee, bisogna contare, non bisogna nascondersi, bisogna essere presenti sui tavoli. Lo dico perché ho avuto anche un'esperienza di lavoro alla Commissione europea, quindi ho partecipato alle negoziazioni commerciali tra Unione europea e paesi terzi, quindi ho visto cosa vuol dire essere o non essere presenti su quei tavoli. Un'altra cosa che mi premeva sottolineare è la seguente: c'è anche un forte legame identitario di Alternativa Popolare con i valori
cristiani, i valori della dottrina sociale della Chiesa e dei valori europei. Questa cosa è molto importante perché il resto del mondo sa chi sono e che cosa vogliono. Noi spesso non lo sappiamo. Alternativa Popolare lo sa. E quindi questa è una cosa da difendere. Ultimo e non meno importante, mi ricordo in uno dei primi incontri che abbiamo avuto appunto anche con Stefano Bandecchi, un'altra cosa che mi ha sempre stimolato è pensare di realizzare la seguente cosa. L'Italia può essere un paese, può essere il posto in cui i giovani possono costruire ancora il futuro. La vera America può essere l'Italia. E non è una cosa scontata, non è una frase da strappa applausi, sinceramente, perché io insomma, ho viaggiato, ho vissuto tanto all'estero, conosco le dinamiche dei miei coetanei, le dinamiche sociali, lavoristiche, eccetera. Quindi poter pensare che l'Italia possa tornare a essere un paese che attrae anche talenti stranieri, ma quantomeno non disperda i propri, è fondamentale se si vuole avere un futuro. Quindi io qui l'ho visto possibile, ho visto realizzabile, quindi è una cosa che mi ha molto stimolato e continuo a credere che ciò sia possibile, anche perché si è dimostrato che si può fare, e partendo anche dal piccolo, ma si può fare. Basta. Vorrei aggiungere solo una cosa alle giustissime parole che hai detto, che aggrava ancora di più la situazione italiana e che rende ancora più importante queste elezioni europee, perché noi sentiamo spesso dire che le cose vanno male perché l'Europa ci impone delle cose. Ci scordiamo sempre di dire che noi siamo la terza nazione in Europa per numero di parlamentari, quindi questa è una cosa importantissima, non siamo gli ultimi, cioè i nostri parlamentari sono tanti e sono lì in Europa per far andare bene le cose europee, però noi, i partiti che sino ad oggi abbiamo votato, se lo sono scordati. Ecco perché Alternativa Popolare, e passo la parola a Capelli. Scusa, prima di dare la parola al vulcanico tesoriere, ricordo che c'è un altro fondatore, che è Davide Tedesco, che per ragioni sue personali ha preferito defilarsi rispetto a questo momento, che è il nostro responsabile della comunicazione, no? Per dire che c'è anche un'altra persona che è qui presente, che dobbiamo sempre ringraziare per il grandissimo lavoro che fa a servizio della nostra comunicazione. Angelo Capelli. Allora prima dovrei dire una cosa. Noi dobbiamo ringraziarlo, il signor Tedesco, per essere un fondatore. E poi dobbiamo purtroppo fare un cenno su cos'è l'Italia. L'Italia è un posto dove ci insegnano e ci dicono che esiste la democrazia, la libertà di parola e la libertà di espressione, però poi ci dicano che se poi ci esponiamo politicamente potremmo avere dei problemi, ed ecco perché Tedesco non è qui sul palco. Facciamogli un applauso, ma ricordiamocelo. Grazie. Angelo Capelli, anche lui con una grande esperienza amministrativa e politica alle spalle, sindaco, consigliere regionale in Lombardia, vicepresidente della Commissione Sanità in Lombardia, grande esperto di sanità, nonché, ahimè, tesoriere del nostro partito. No, scusate, io mi sono qualificato per molti anni debitiere, quando facevo il tesoriere del Nuovo Centrodestra, perché purtroppo la situazione era questa, cioè noi avevamo i parlamentari che saranno impegnati a versare il contributo, no? Sapete che il parlamentare prende una buona cifra di stipendio, però, e i parlamentari dovevano versare 1000 euro al mese a testa di contributo al partito, che gli aveva dato peraltro la possibilità di sedere su quale poltrone. Beh, su 64 parlamentari tra deputati e senatori che versassero il loro contributo, ce n'erano se no una quindicina, qualcun altro ogni tanto dava qualche spicciolo, per cui noi facevamo da quando fu abolita nel 2013 sciaguratamente la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, comunque noi facevamo conto su questi contributi. Ecco, una delle caratteristiche dei parlamentari è di non mantenere, di certi parlamentari, di non mantenere manco questo impegno. Angelo.
Grazie e buonasera a tutti. Cosa dire più di quanto... di quanto non sia stato detto. Allora, la domanda è quella introduttiva, che rendo più bandecchiana. Chi ve l'ha fatto fare? Nel senso che a un certo punto, dopo l'esperienza nostra, perché Alternativa Popolare in realtà era il punto di approdo anche di una dialettica interna molto feroce da un certo punto di vista, che da Forza Italia, partito inventato dal niente da Silvio Berlusconi, si articola riportando dentro il suo perimetro quelli che erano gli eredi, io dico i sopravvissuti al bombardamento di Mani Pulite del pentapartito, e hanno portato avanti una visione del paese diversa da quello che voleva il centro-sinistra, la gloriosa macchina da guerra di Achille Occhetto, chi se lo ricorda. E da lì nasciamo. Va avanti il percorso di elaborazione politica, l'ennesimo colpo di mano dopo un certo numero di anni è portare dentro il perimetro del dibattito politico due paria. Da un lato Umberto Bossi, che voleva la secessione, e dall'altra parte gli eredi del Movimento Sociale Italiano. Fino a quel momento fuori, non formalmente, ma sostanzialmente, dal dibattito politico. E un bel giorno, con uno spirito molto simile a quello del nostro attuale segretario, Stefano Bandecchi, fa nascere il Popolo della Libertà. Questo percorso, che io tratteggio in maniera anche molto grossolana, secondo me è una filigrana che noi non ci dobbiamo dimenticare, perché se fate parlare noi è perché noi abbiamo delle radici, abbiamo un'identità politica che non abbiamo dimenticato, perché non avremmo mai tenuto aperto un partito che non aveva rappresentanze istituzionali, aveva un sacco di debiti e non aveva nessuna ragione per essere tenuto aperto se non per una pura spinta follemente ideale. Prima o poi ci sarà bisogno di nuovo di qualcuno che dovrà rimettere sul tavolo delle questioni di valore, di principio e di che società e Stato e modello di Stato vogliamo avere. Non veniamo dal niente, non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo ricordarci chi siamo. E ricordare chi siamo vuol dire ricordarselo, fare memoria da un certo punto di vista. Quindi oggi noi è come se fossimo la pietra di scandalo per il centrodestra da un certo punto di vista, perché li guardiamo e dobbiamo dirgli: ma voi vi ricordate da dove siete partiti? Cioè le radici del Partito Popolare Europeo, del popolarismo europeo e italiano, cioè economia sociale di mercato, che vuol dire sì il mercato ma non abbandono nessuno. La centralità della persona, che vuol dire difendere la famiglia, la libertà di educazione, la possibilità di fare impresa senza essere figlio di qualcuno, di poter cominciare da zero e costruire un progetto imprenditoriale anche da situazioni improbabili. Tutto questo, se non ci sono soggetti politici, o meglio, persone che usano questi strumenti per affermare quei valori e dare una possibilità anche a chi viene dopo di noi, se nessuno sente questa responsabilità, noi non dobbiamo poi pentirci o lamentarci o peggio ancora dire che la politica è una cosa sporca che non serve a niente. E poi chiudo perché sono... Io sono il tesoriere. Noi siamo partiti da un'idea di politica che per essere migliorata doveva essere potata, perché sperperi, malaffare, disonesti, si mangiano tutto quello che toccano. Per l'amor di Dio, abbiamo, come dire, lenzuolate di sentenze e articoli di giornali che, ahimè, testimoniano la verità
di fatti come questo. Ma questo non vuol dire che è tutto così. Il male vince quando i buoni non fanno niente. Dal momento in cui poi abbiamo lasciato spazio a come risolviamo il problema del malaffare, togliamo i soldi alla politica, i soldi pubblici, perché erano spesi male, non controlliamo meglio, glieli togliamo e quindi la politica deve sopravvivere da sola. Va bene, scelta legittima. Eh no, non puoi sopravvivere da solo troppo, quindi facciamo che ti devo dare poche risorse. Ah, va bene. E quindi come faccio io, se inizio da zero, a riaffermarmi dentro il panorama e pormi come opportunità per l'elettore, se non mi dai gli strumenti in un mondo in cui tutto costa e mi impedisci di raccogliere le risorse? Cioè, queste questioni noi dobbiamo uscire dall'ipocrisia, non solo verbale, ma anche sostanziale. Fare politica costa. Costa tempo, costa studio, costa soldi. E oggi noi siamo in un sistema per cui io li devo anche rifiutare, pur avendone bisogno. Quindi il compito che ho deciso di, come dire, ricoprire finché sarà utile che lo faccia e sarà ritenuto utile per quelli che possono beneficiare della mia professionalità e dei miei servizi, è fare in modo che comunque anche dentro il partito si creino le condizioni per una gestione corretta, trasparente e dentro i percorsi che la legge ci consente di fare. Non ci piacciono, cambieremo la legge, ma finché la legge dice questo, noi ci impegniamo a rispettarli. Quindi, come ho detto prima in una riunione con i coordinatori, ahimè, come diceva, mi sembra di essere Alberto Sordico col giubbotto di pelo che faceva la guardia, e quindi anche imporre certe regole, certe modalità con cui ci si finanzia nelle future campagne elettorali, anche prossime, è un atto di responsabilità che dobbiamo avere tutti insieme. Cioè, io non voglio essere da solo, perché da soli non si va da nessuna parte. Abbiamo l'opportunità di avere una persona che nella vita ha costruito tanto e ci permette oggi di essere qui in questo posto, peraltro bellissimo, a celebrare il nostro congresso programmatico. Faremo del nostro meglio per evitare di combinare dei pasticci, ma quello che io chiedo è la corresponsabilità anche di fare, come dire, uno sforzo che non lasci solo sulle spalle di una persona la fatica di ottenere tutto questo. Non è facile, c'è da vincere la diffidenza di molte persone, di molti imprenditori, ma io sono convinto che la sana follia che normalmente muove i geni e che in questo caso riscontriamo alcune volte in eccesso in Stefano Bandecchi però sono quegli eccessi che servono come frustate per dare una mossa a chi invece scappa dalle sue responsabilità. Quindi una sola parola: grazie, e andiamo avanti insieme. Grazie Angelo. Stefano, mi dai una risposta: perché hai insistito per fare questo momento dei fondatori? L'hai voluto tu questo incontro? Io ritengo, si sente? Sì. Io ritengo che ognuno di noi abbia una storia, e chi dimentica la propria storia non può capire nemmeno il proprio presente. Vale per tutto. Qui in questa sala oggi noi abbiamo gli italiani di oggi, gli italiani del futuro. Abbiamo varie etnie e varie origini, che non sono quelle abruzzesi, piemontesi o umbre, ma sono anche quelle, in certi casi, pakistane, afghane e di tante, di tutto il mondo. E io ringrazio, perché questa è proprio alternativa popolare. Noi stiamo lavorando sull'Italia che abbiamo sognato, e promettiamo che l'Italia che abbiamo sognato, perché tutto sta in un accento, è
l'Italia che vi daremo. Questo è un programma elettorale già fantastico. Nessuna bugia in ciò che Alternativa Popolare può promettere. L'Italia che abbiamo sognato è l'Italia che vi daremo. Ora io non voglio rubare altro tempo, voglio rubarne pochissimo perché qui siamo in ritardo su tutta la scaletta, però voglio dare alcuni frammenti di programma e alcuni frammenti che serviranno anche a chi ascolta oggi in diretta nazionale, perché vi ricordo che non siamo solo i 1.500 qua dentro, poi tra chi è entrato e chi è uscito forse già 2.000 o 2.500 persone, perché tutti hanno degli impegni. Vedo delle persone che si sono avvicinate perché non vogliono stare dietro, giustamente. Io voglio dire a tutti, tanto per cominciare, nessuno avrebbe immaginato un congresso programmatico di Alternativa Popolare soltanto 7 mesi dopo che Alternativa Popolare ha rialzato la testa. Siamo nati nel 2014, la storia è importante, ma abbiamo rialzato la testa 7 mesi fa. Quindi facciamoci tutti un applauso, tutti per cortesia, se lo deve fare tutta Terni, tutta l'Umbria, tutta l'Italia che è qui seduta. Ognuno di voi deve fare un applauso a se stesso. Perché questo è ciò che gli altri partiti che oggi sono in piazza in una trentina, bisogna dirlo, dice la Digo, se non li ha fatti venire fin qua io li avrei fatti venire, per questo non mi sono messi i guanti. No, non si dice? Ah, non si dice, cioè, scusa. No, pensavo che era la frase dopo, invece ho sbagliato frase. No, non ho, cancellate meglio la frase che non si dice. pensavo a guantini da passeggio. Allora, il concetto, signori, è Alternativa Popolare perché non vogliamo più vedere le promesse fatte a chi ha oggi uno stabilimento balneare, che oggi si deve lamentare. Non vogliamo più vedere gli italiani che ci rappresentano mandare all'Europa una cartina geografica dell'Italia dove l'Italia diventa cicciona, grande, perché gli 8.800 chilometri, i 7.800 chilometri di costa italiana diventano 11.000-13.000, facendoci fare a tutti una figura da capre, scordandosi che ci sono anche i satelliti. Non vogliamo più vedere gli agricoltori, coloro che ci danno da mangiare tutti i giorni, perché noi sì, pensiamo che la bistecca sia nata in un supermercato, che i fagiolini siano evidentemente già puliti in un sacchetto, che l'insalata l'ha fatta a pezzi non so chi. Invece no, i nostri agricoltori, al quale qualcuno ha promesso tutto quello che era possibile e poi ha saputo solo fermare un treno a Ciampino. Ora io vi voglio dire, non voglio parlare dei nostri pescatori che sono stati presi a schiaffi negli ultimi anni sempre, ogni volta che hanno chiesto qualcosa. Questa si chiama economia. Lo so che qualcuno al governo forse non lo sa, perché tutti coloro che sono stati al governo negli ultimi 30 anni, e qui comincia a diventare l'Alternativa Popolare, noi siamo alternativi a tutti coloro che hanno sempre detto non ci abbiamo i soldi, l'abbiamo scoperto ora che ci siamo seduti sulle sedie che ci avete dato, i soldi che ci sono quelli del nostro stipendio. Noi siamo alternativi a tutti coloro che raccontano bugie durante la campagna elettorale. I ternani mi hanno sentito dire, dato che la prima campagna elettorale che abbiamo fatto nella nostra Resuscitiamo è avvenuta a Terni, io vi prometto che metterò a posto i vostri problemi, ma non vi potrò diminuire le tasse che la destra vi ha aumentato precedentemente. Noi siamo alternativi
a chi pensa che l'Europa sia un problema perché si rubicchia meglio stando soli in Italia e che pensa che gli italiani potranno avere un ruolo nel mondo diventando fra 20 anni 39 milioni. Noi siamo alternativi a tutti coloro che comunque oggi pensano che l'Europa debba cambiare, ma che non si sono mai accorti che in Europa ci sono più italiani che spagnoli, più italiani che tutti gli altri che ci sono, in 23 almeno, meno i due che ci stanno avanti. Noi siamo alternativi a tutti quelli che vanno in Europa a prendere i nostri soldi, ma poi non si accorgono che hanno fatto una legge contro di noi e vengano a fare un comizio in Italia contro l'Europa che li paga. Noi siamo alternativi, cari signori, a tutti coloro che la mattina si alzano pieni di parole bellissime che da 30 anni danno da lavorare ai nostri giovani, che non si sono però accorti che i giovani sono diminuiti sino al punto che l'Italia ha toccato il livello più basso, 393.000 nascite in un anno. Noi signori siamo alternativi alla politica che non ha prodotto ricchezza, alla politica, scusatemi, di chi è disoccupato perché lui voleva fare il chirurgo, però non voleva studiare medicina e comunque lui vuole essere trattato da chirurgo perché possibilmente anche se fa il chirurgo come l'idraulico in bianchino, lui vorrebbe non lavorare ma esprimere concetti alti. Noi siamo alternativi a quella politica che oggi per vederla dovremmo fare così e che se fossero qui in mezzo a noi sarebbero tutti palloncini pieni di elio e sarebbero tutti appiccicati al soffitto. Vedete signori, qui ci sono tante persone che fanno parte del territorio. Scusate se mi alzo in piedi perché noi vogliamo fare la politica di chi ha i piedi per terra, di chi sa come si cammina per strada e la politica di quelli che entrano nei negozi, nelle stanze, e la politica di quelli che ritornano dove sono stati quando hanno fatto la campagna elettorale. Io sono andato in alcune aziende e mi hanno detto non avevamo mai visto nessuno tornare. Io sono stato in alcuni quartieri e mi hanno detto ma non avevamo mai visto nessuno tornare. Noi siamo alternativi a chi ti chiede il voto e poi si scorda di te. Voglio raccontare una cosa che riguarda Terni, ma che riguarderà domani l'Italia e che riguarderà l'Europa, perché noi fra 3 anni e 8 mesi guideremo questa nazione. E dico guideremo, perché se in 7 mesi abbiamo fatto questo, in 3 anni e 8 mesi a noi serve Roma per fare una riunione. L'altra settimana, 2 settimane fa, ma guarda, non la voglio dire io perché sembra una cosa brutta, invito qui il signor Campi, c'è Campi? Campi, si sbrighi che siamo in ritardo. Fate un applauso a Campi che è un uomo timido. Allora io vengo a Terni e vado in un quartiere dove ero stato, dove le case non avevano l'agibilità, noi gliel'abbiamo data in 4 ore perché ci voleva solo una firma e il dirigente ha detto sì, ora quando trovo una penna gliel'abbiamo comprata. Però poi queste case dovevano avere il gas. Ma questo è un problema italiano, di tante cose italiane, io faccio un esempio. Ma vero? Non la politica di come Bandecchi dice certe cose. La politica vera, quella che fa mangiare. Allora vado in questa casa, trovo un signore, l'unico
alle 3, alle 2 del pomeriggio, eravamo io, vice sindaco e Tagliavento, in tre, abbiamo l'autista del comune, suoniamo un campanello, si apre un signore e dice: prego, vi posso offrire un caffè? Sindaco, lei è venuto qua, così ci mettiamo seduti, lui comincia a fare il caffè, poi dice: dovevamo mettere il gas, ci hanno chiesto 23.000 euro. Forse non saranno nemmeno seduti qui queste persone. 23.000 euro, 3.700 euro a Palazzina, 23.000 euro. Campi, dica lei quanto hanno speso. 241 euro. Questo lo vorrei come miracolo di Bandecchi, aiutato da San Valentino, ma di Bandecchi. Ma sapete che miracolo è questo? E lo dico a tutti voi e lo dico a tutta Italia che ci sta ascoltando su un canale televisivo. Non voglio fare il nome, non voglio fare pubblicità. Te lo posso dire? Faccio io se vuoi. Il problema, signori, è che gli italiani oggi sono nemici degli italiani stessi. Cos'è successo? Sì, applaudite, questo è vero. E io vi voglio dire cos'era successo. Era semplicemente successo che nessuno aveva avuto la voglia di leggere esattamente i compiti dell'azienda qui che gestisce il gas in Umbria e che avrebbe dovuto portare il gas. In quel contratto originale pensato da qualcuno normale c'erano scritti quanti metri dovevano essere fatti senza pagare niente e quanti metri doveva pagare il cittadino. Non era una cosa, voglio dire, strana. Dovevamo leggere. Leggere. Come quando andiamo a discutere delle cose che ci sembrano strane e poi ci dicono: ma lei deve sapere, le cose si risolvono dall'altro. Comunque sul contratto c'era scritto, è un bravissimo dirigente che lavora insieme a Campi, ha preso il contratto e ha detto: fino a tot metri non c'è da spendere nulla. I signori hanno il diritto di avere il gas a 240-220 euro. Capite, signori, il dramma? È servito l'intervento del sindaco, che però umilmente ha alzato il telefono e ha detto: mi vedete, mi spiegate questa storia di come mai quelle 10 case hanno avuto il gas e queste 10 case devono pagare? Questa è storia di Terni, dal Vangelo secondo Bandecchi, però così ha funzionato. Grazie. Grazie Stefano. Allora, se permetti, siamo in ritardo, ma una piccola cosa che vorrei fare, visto che hai citato Terni, hai fatto salire l'ottimo Alessandro Campi. Io vorrei invitare qui, se tu sei d'accordo, e se non sei d'accordo facciamo lo stesso, i consiglieri comunali e la giunta di Terni, insieme al vice sindaco ovviamente Corridore e non al, potrei non al essere capogruppo Guido Verdecchia, prego, se vi mettete magari sul palco, non facciamo fatica a starci, però vorrei che vi metteste qui davanti, che Riccardo ci presenti la giunta velocemente e Guido Verdecchia il consiglio, magari salite voi due sul palco ovviamente. Così che possiamo vedere tutti, anche le persone che non vengono da Terni, i volti di chi sta consentendo ad Alternativa Popolare il rilancio e la rinascita. Sì. Vorrei aggiungere anche i due coordinatori, cittadino e provinciale, Riccardo Parca e Lorenzo Filippetti. Grazie. Allora, sì. Allora, abbiamo sentito parlare anche dai cittadini, dagli interventi precedenti si è parlato di quello che è successo a Terni. Queste persone che sono qui sotto sono soltanto la rappresentazione di un movimento di pensiero, di un'idea diversa di approcciarsi alla politica. Un'idea di servizio per la comunità. Il Consiglio Comunale, la Giunta,
sono quelle persone che però rappresentano quei 140 della nostra famosa targa che sta in sezione e di tutti gli altri che poi si sono affiancati nel tempo. Il merito del nostro successo è stato sicuramente del nostro sindaco attuale Stefano Bandecchi, ma come dissi quando presentammo le liste, il nostro programma, il nostro candidato sindaco sono fondamentali, ma se non ci sarà il vostro apporto noi non riusciremo a vincere e quindi dobbiamo battere le mani a quello che rappresenta l'unico monocolore italiano che governa una città importante come Terni, quello di Alternativa Popolare. Il microfono, siamo in ritardo. Sì, allora molto velocemente io volevo dire soltanto due parole come capogruppo del Consiglio Comunale del gruppo di Alternativa Popolare a Terni. L'Italia che abbiamo sognato è l'Italia che vi daremo. Noi ogni giorno vogliamo far diventare realtà nella nostra città questo slogan. Vogliamo che Terni, la Terni che abbiamo sognato, diventi la Terni che vi stiamo dando. Ci sta riuscendo bene perché in 5 mesi abbiamo fatto tantissimo, siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi straordinari e la miglior cartina di tornasole è proprio il grazie che tanti cittadini ci dicono quando siamo per strada. Ecco, lo dobbiamo sicuramente ad un impegno straordinario della Giunta e del Consiglio Comunale, ma sopra ogni cosa lo dobbiamo ad una straordinaria e lungimirante visione di Stefano Bandecchi che rende tutto più semplice. Quindi un applauso lo facciamo a lui e siamo fortunati ad averlo come nostro sindaco. Ecco, io adesso lascio il microfono a ciascuno di voi in modo che possiate presentarvi. Mi dicono che non c'è tempo e mi dispiace tantissimo, quindi un applauso grande a tutti quanti voi, lo avrei voluto fare e non lo possiamo fare. Allora, buon lavoro a voi, buon lavoro a noi, grazie. Eccoci qua e allora ringraziamo naturalmente i soci fondatori per il loro intervento, ringraziamo anche l'amministrazione comunale, noi ci fermiamo per qualche minuto di pausa e riprenderemo con il terzo blocco. Grazie. Insomma, avete sentito anche la grande verve che si respira perché c'è un desiderio, quello di raggiungere la meta, di trasformare l'Italia dei sogni in una Italia della realtà. Questo è in sintesi quello che hanno voluto portare sul tavolo, sul palco del Palaterni, non solo i fondatori di Alternativa Popolare, ma anche il segretario, il condottiero, l'hanno definito da Terni, Stefano Bandecchi. In conclusione di tempo, almeno non per noi che saremo in diretta fino alle 20, ma di Paolo Di Falco, che io ringrazio per essere stato qui. Insomma, brevemente abbiamo visto insomma tanti temi toccati nel corso di questi minuti in collegamento da Terni, ma anche le parole di Bandecchi che ha fatto un'analisi sul passato, sul presente ma anche sul futuro, puntando l'attenzione sulle tematiche di strettissima attualità. Ha parlato di quanto si può fare nella quotidianità come amministratore locale con quei 241 euro che è costato mettere l'allaccio del gas, ma anche di una politica di chi ha i piedi per terra. Sì, sicuramente Bandecchi ha cercato un po' di mettere l'accento sui fatti, d'altronde anche il nome del suo partito, no? Alternativa Popolare, lo richiede. Già lì vediamo un programma politico a tutti gli effetti, no? L'alternativa rispetto a quel centro abbastanza affollato di cui parlavamo prima e all'interno del quale si inserisce il partito di Bandecchi, che cerca un po' di pescare anche all'interno di quello che è l'alto tasso di astensionismo. E dall'altra parte popolare, prima si parlava di populismo, io vorrei parlare invece di popolare, cioè la
sfida dovrebbe essere quella di non cercare di andare ad alimentare quella narrazione di una destra che pensa un po' alla pancia, un po' appunto alle mancette elettorali, e bonus, se non guarda al di là, in prospettiva, al futuro del paese, a misure strutturali che possono appunto modificare, cambiare il volto del paese, il volto dell'Italia. E quindi adesso bisognerà capire, bisognerà vedere qual è quest'Italia che Baldecchi e Alternativa Popolare sognano, e soprattutto come e cosa sono disposti a fare per realizzarla. Grazie a Paolo Di Falco di CNC Media, come sempre, per essere stato con noi oltre le due ore che ti avevamo promesso, che ti avremmo, diciamo così, sequestrato. Grazie e buon lavoro, Paolo Grazie Di Falco. Noi andiamo intanto adesso proprio un secondo, un flash, prima di andare a salutare gli altri ospiti che già ci hanno raggiunto, sia in presenza che in collegamento a Terni. Ma prima, allora, a questo punto io mi prendo altri 30 secondi e do il buon pomeriggio e il ben ritrovato anche dal dottor Chiaro del Riformista qua con me. Ciao. Eccoci, Aldo. Eccoci Lorenzo, ciao, grazie, ben trovati a tutti. Insomma, abbiamo assistito a un momento clou forse della giornata. La politica coi piedi per terra, un tema che a me ha colpito molto, non solo per la teatralità di Baldecchi che si alza e poggia bene i piedi per terra, quanto anche del fatto che abbia voluto rimarcare il rapporto con i territori. Vabbè, che Baldecchi conosca e padroneggi la prossemica, oltre che la mimica, è fuori di dubbio. È un grande comunicatore, questa è una dote imprescindibile per chi oggi fa politica, e lui lo dimostra, diciamo, dalla televisione che ha voluto alla campagna elettorale che ha vinto. Il passaggio è duplice e lo vediamo nella sua espressione realizzata, nella sua plasticità effettiva. Ma al di là della sua capacità comunicativa, c'è qualcosa che è a monte che, se ho un paio di minuti, mi piacerebbe iniziare ad analizzare insieme con i nostri ospiti. Sì, fai pure Fabio. Alto, anche perché poi facciamo un giro di tavolo proprio sul tema prima di andare da Aurora Vena a Terni. Beh, abbiamo sentito delle parole, diciamo, importanti e ambiziose. Quando Baldecchi dice guardiamo a Roma, dobbiamo fare dei passi importanti per il governo della nazione, non sono parole al vento, perché lo abbiamo visto realizzare quello che si riteneva una mission impossible, cioè la presa del comune di Terni. E io lo dico in maniera molto laica e giustamente distaccata, quale deve essere la considerazione del giornalista. Nulla è impossibile in questo momento, in questa fase politica. Non esistono certezze, perché non esistono più partiti strutturati, non esistono più poli strutturati. E soprattutto Baldecchi insiste su un'area che non è un'area definita di centro. Un po' se ne è parlato anche prima, tu stai guidando questo confronto in studio da ore. Non stiamo parlando del centro, stiamo parlando di tutt'altro che un mondo di moderati. Io definisco Baldecchi un irregolare e uno smoderato, o un immoderato, cioè uno che parla, diciamo, alla pancia vera del paese, ma anche alla testa e anche al portafoglio. E attenzione, sono tre aree molto importanti, sensibili quando si vota. E parla a tutt'altro che ai moderati, tutt'altro che, perché noi, Lorenzo, tu lo sai bene, siamo in presenza di poli che si stanno sciogliendo, e non è l'effetto del gran caldo del clima. Greta Thunberg non c'entra. No, lei non c'entra. I poli si sciolgono perché la vecchia destra e la vecchia sinistra non esistono più. Il partito, diciamo, che rappresenta le ZTL, i borghesi, i benestanti, è la sinistra. Chi rappresenta, al contrario, le periferie, gli operai, i disoccupati, è la destra. Questa è un'inversione, lo dico tra l'altro, stiamo entrando nei giorni della memoria, perché la giornata della memoria è ormai, si dipana in 3-4 giorni. Attenzione che chi difende la memoria di Israele, delle comunità ebraiche, degli ebrei vivi, è oggi il centrodestra. Una volta era il centrosinistra, era un appannaggio, diciamo, della sinistra. Oggi, se chiediamo a un esponente di una comunità ebraica a caso,
ti dirà che si sente rappresentato esclusivamente dalla destra e che si sente ostile alla sinistra. Cosa cambiano voglio dire? I poli, sembra. C'è l'inversione proprio. I poli sono invertiti. Esatto. Si parla tanto del mondo alla rovescia, del rovesciamento, del capovolgimento della politica. È in buona parte vero. È in buona parte vero. Lo dice Bauman un po' meglio di me. Cioè, la società liquida, la politica liquida. La politica liquida, questo in questo è un tema contesto, importante. E in questo contesto le parole di Bandecchi non cadono nel vuoto. E quindi quando lui dice il caffè dell'agricoltore che l'ha accolto nella periferia, l'immediata campagna di Terni, che ha difficoltà con l'allaccio del gas, parla di quotidiana, mi viene da dire, anche perché esatto, questa è la concretezza. È uno spaccato con i piedi a terra. Attenzione, lo spaccato di Terni. Terni che cos'è? Piccolo centro, è il cuore dell'Italia. È il cuore esatto dell'Italia. Quasi Terni come capitale del rilancio. Avevo promesso di darvi un attimo di spazio, ma vedo già pronta da Terni, dove vogliamo tornare, Aurora Vena, in compagnia di un certo presidente, un certo Paolo Alli. Buon pomeriggio, ben ritrovati a entrambi. Grazie, buon pomeriggio. Buonasera, sì, Lorenzo, hai detto bene, come promesso siamo qui in compagnia con il presidente Alli, che dopo il suo intervento di introduzione, di saluti che vi abbiamo riassunto poco fa, ha partecipato anche naturalmente alla parte dedicata ai fondatori, una parte dedicata in particolare al prossimo obiettivo, quello delle elezioni europee. Ma al di là di questo, presidente, questo primo giro di boa, siamo a metà della prima giornata di questo congresso, quali sono le sue impressioni? Beh, l'impressione di una grande partecipazione popolare e soprattutto di un'attenzione che mi ha colpito, perché ho partecipato a tanti congressi, l'applauso, il silenzio eccetera sottolineano come dire i momenti importanti, ma voglio dire in modo anche abbastanza selettivo, devo dire un pubblico molto molto presente alla discussione, quindi una sensazione di un avvenimento che stia accadendo realmente interessante e importante. Lei ha detto nel suo intervento di saluti che Terni è il laboratorio politico di Alternativa Popolare, ma questo laboratorio politico non si vuole fermare a questa città e, come ha ricordato Bandecchi, punta ad arrivare a Roma. Sentivamo poco fa quello che è stato tra l'altro l'inno della campagna elettorale di Bandecchi, la canzone di Venditti, bomba o non bomba, voi arrivederete a Roma. Sì, è chiaro che l'obiettivo nostro è molto ambizioso, l'obiettivo di Stefano Bandecchi e di tutti noi è molto ambizioso, non ci nascondiamo le difficoltà, però sappiamo anche che anche partiti hanno iniziato il loro percorso da piccole percentuali sono cresciuti molto quando hanno trovato una leadership e delle proposte politiche importanti. Certo, il prossimo ostacolo, diciamo il prossimo punto di confronto è quello delle elezioni europee che sono un grande voto di opinione, che sono che hanno una barriera da superare molto ardua, perché il 4% è difficile certamente per tutti, però comunque ci proviamo, nel senso che sentiamo che ci sono domande da studio, Lorenzo, o dubbi dei tuoi ospiti, ho sentito bene? Stavamo riflettendo qua in studio sulle parole del presidente Paolo Alli, che insomma punta l'attenzione, così come aveva fatto Stefano Bandecchi, sulla politica coi piedi per terra, presidente Alli. Perché è vice coordinatore della Lombardia. Sì. Sì, sì, certamente. Noi abbiamo dalla nostra parte un'esperienza politica non soltanto a Terni ma anche in altre regioni, che è patrimonio di persone che hanno consumato molte suole di scarpe nei loro anni di appartenenza e di carriera politica, avendo anche risultati importanti. Terni è stato un fenomeno unico, speriamo di poterlo ripetere da altre parti, ma ovviamente Stefano Bandecchi, candidato sindaco, ha dato un valore aggiunto straordinario. La politica del fare è quella che a Terni ha prevalso nella campagna elettorale e ha premiato Bandecchi. Bandecchi è l'uomo del fare, cioè un uomo del popolo che partendo da zero ha costruito un impero, quindi questo è di fronte agli occhi di tutti, la gente capisce questo, si fida di una persona che ha costruito. Noi che siamo intorno a lui come squadra che porta una certa esperienza politica
da parte di qualcuno che è abbastanza datata come sottoscritto, mettiamo a servizio questa esperienza di una frontman di grandissima energia che ci sta dando visibilità e anche, come dire, motivazione. Se ci sono domande da studio, altrimenti liberiamo il presidente Alli. Al nostro segretario Stefano Bandecchi. Signori, una domanda del presidente Alli, prego. Eccoci presidente, no, siccome ha appena calciato una palla importante sulla tribuna europea, lì diciamo l'adesione è quella al Partito Popolare Europeo, ci sono dei compagni di strada come non so, Forza Italia e Noi Moderati, c'è un dialogo, viene costruita una rete a partire da questo congresso con loro? Guardi, noi siamo orgogliosamente membri della famiglia politica del Partito Popolare Europeo, come ho sottolineato anche nel mio intervento di apertura. Il presidente Manfred Weber ci ha mandato un bellissimo messaggio che dimostra la piena legittimazione di Alternativa Popolare a far parte di questa famiglia politica. Il nostro manifesto politico è sostanzialmente quello del PPE. Lavoriamo, siamo presenti in tutte le occasioni alle iniziative del PPE. Detto questo, ci sono altri partiti in Italia che rappresentano il PPE, in particolare Forza Italia, ma non solo, anche l'UDC e la Südtiroler Volkspartei, eccetera, però noi abbiamo fatto fatica e stiamo facendo fatica a instaurare un dialogo con loro, perché il dialogo si ferma di fronte a certe apparenze, di fronte al politicamente corretto, per cui voi non avete un tono che vi renda degni del popolarismo europeo. Cioè, noi ci siamo sentiti dare da qualche leader politico, anche amico, delle patenti, negare delle patenti di popolarismo, tra l'altro da persone che il popolarismo lo conoscono forse sui libri, quindi voglio dire, abbiamo provato e riproveremo ancora a fare una rete con loro, però bisogna essere in due per dialogare. Finora non abbiamo avuto aperture né da Forza Italia né da altri partiti, quindi per il momento andiamo avanti per la nostra strada. Ma questo non vi spaventa, presidente? No, perché si deve spaventare? È ovvio che sappiamo le difficoltà, però ci avrebbe dovuto spaventare anche l'avventura di Terni, no? Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Non dimentichiamo che con una frontman come Stefano Bandecchi, essendo le elezioni europee un grande voto di opinione, noi non disperiamo di fare un buon risultato, diciamola così. E allora adesso è ancora presto naturalmente per parlarne. Vi ringrazio molto per questa chiacchierata molto interessante, buon lavoro al presidente Alli. Insomma, la strada ancora sembra essere lunga, ma sembra proprio che non sia per nulla spaventosa. Maniche rimboccate, pronti via, grazie anche ad Aurora Vena, buon lavoro, torniamo da lei tra poco. Intanto io vorrei andare a dare il buon pomeriggio e il ben trovato anche a un altro ospite che non è in studio con noi, ma è in collegamento Skype. Parliamo del dottor Ferrari Nasi, che è in collegamento con noi. Eccolo, buon pomeriggio, benvenuto a questa fantastica maratona. Buonasera, bello questo congresso, visto questo quarto d'ora, molto interessante. Con Arnaldo Ferrari Nasi io vorrei partire proprio dall'analisi dello spazio di centro, per poi allargare la chiacchierata anche ai nostri ospiti qua in studio. C'è un centro che è, diciamo così, il fulcro di una vera e propria ripartenza. Abbiamo visto il progetto Terzo Polo, abbiamo visto diverse forze più centriste di destra e di sinistra che cercano di farsi largo, ma insomma, quanto vale questo centro, Arnaldo Ferrari Nasi? Allora, tanto bisogna dire che questo centro è storicamente nella Seconda Repubblica o comunque negli ultimi 10 anni il campo di battaglia, di conquista di tanti tentativi, però in realtà tanti si sono ritirati. Faccio un esempio: il PD alla fine dei 2000, no, prima del 2010 diciamo, si spostava verso il centro, nell'autocollocazione politica. L'autocollocazione politica cosa vuol dire? Vuol dire che quando faccio la domanda, lei cosa si sente, come si sente, io rispondo, mi sento di destra, di centrodestra, di centrosinistra, eccetera.
Quando sono arrivati i 5 Stelle e i 5 Stelle da partito di centro che avevano occupato, no? non destra, non sinistra, si sono riposizionati a sinistra, il PD è andato addirittura oltre il 5 Stelle, come magari lo dicono, no? Quindi abbandonando quell'area. Stessa cosa, o simile o diversa, per il centrodestra, quindi battaglia fra Lega e Fratelli d'Italia all'inizio, Berlusconi in difficoltà che stava abbandonando quell'area, nessuno è stato capace a prenderla, adesso diciamo che Fratelli d'Italia ne ha preso una bella fetta. Non c'è però quel partito di centro puro che rappresenta quello che è sempre stata la quarta gamba del centrodestra, voglio dire, è sempre esistito un partito un po' più strutturato nel centrodestra di centro, più centrista di Forza Italia. Da rilevare una cosa, e ci tengo a dirla, che tanti dicevano che Forza Italia sarebbe sparita con la fine di Berlusconi, in realtà sta tenendo, non sta aumentando, ma sta tenendo, quindi sono interessanti le due cose. Non sta aumentando significa che comunque un partito che forse è stato depurato, no, nella testa di alcuni, adesso è in qualche modo votabile, quindi è comunque stabile, però non riesce a prendere tutto quel centro di cui stiamo parlando. Allora, per tornare alla sua domanda, Provo a riprendere le fila della sua analisi e però a concludere anche quella che avevo accennato inizialmente. Volevo salutare Fabio Carosi che certo, ci deve lasciare. Prova a tenere Forza Italia, lei dice professore, prova a tenere il simbolo, cioè prova a tenere Berlusconi presidente nel simbolo. Io prima o poi vorrei porre il problema che Silvio Berlusconi, ai noi, non c'è più. Si può tenere il nome di una persona che è scomparsa, lo tieni come presidente, cioè come targa del negozio, qui Berlusconi presidente, ho capito, ma non è vero, è un infringimento gigantesco, Berlusconi non c'è più, tantomeno può essere presidente, quindi Forza Italia è passata dal 34 iniziale al 20, al 12, oggi al 6. Insomma, diciamo, il trend, lei mi insegna, professore, il trend va pur seguito. Però diceva una cosa molto interessante, non esiste più la destra di prima, non esiste più la sinistra, i posizionamenti sono cambiati, si sono in parte scambiati, quelli che avevano rincorso il centro sono tornati, PD e 5 Stelle nettamente a sinistra. Su posizioni più nette e allora, più allora, in questo diciamo contesto di terremoto, di scambio, di fluidità, il centro può essere il centro di una volta? Qui vorrei incentrare il dibattito. Cioè, è chiaro che il centro nuovo di cui oggi dobbiamo parlare non è più il centro di Follini o di Casini o della DC o di chissà o di Cesa. È un'altra cosa, è un centro perché diciamo è un epicentro, però è l'epicentro anche di un terremoto. Professore. Solo una cosa, sì, beh, chiaro, io pensavo al 6-7% è la possibile sparizione, no? Quindi quando sto dicendo tiene, poi non do giudizi di valore sul fatto di tenere il nome del simbolo, ognuno c'ha i suoi, voglio dire, c'ha le sue peculiarità, ecco. Allora, torniamo ai numeri che mi appartengono di più. Allora, intanto, dai sondaggi, no? Generalmente, sento un ritorno, dai sondaggi, generalmente abbiamo il 30-35% di chi non risponde. Quindi questo 35% si divide in chi dice che vota scheda bianca, che non vota, che eccetera. Però voglio dire, non sappiamo cosa dicono queste persone, cosa faranno queste persone. Probabilmente si riposizioneranno poi nei partiti tradizionali. Questa è una cosa. La seconda cosa è che adesso chi dice di essere di centro e basta, non di centrodestra, ma di centro, non di centro-sinistra, proprio di centro-centro, sono circa il 6-7%, ok?
non è né tanto né poco, contando che nella domanda si parla anche di centrodestra e di centrosinistra, che ha altre percentuali. Allora, se a questo interessante, diciamo, togliendo questo 32% di chi non vota, eccetera, coloro che non dicono, rimane il 28%, ok? Di questo 28%, il 10%, ok, dicono proprio sono di centro, di centro, di centro. Quindi, tra gli indecisi, chiamiamoli generalmente gli indecisi, veri, eccetera, proprio di centro, di centro, di centro, sono il 2-3%. Non è poco, perché parliamo di percentuali, insomma, ecco, per dire... Per sbarramento, professore. Ecco, esatto, un partito vive o non vive, no? Leggermente sotto. Vi devo interrompere un momento, perché ho un tassativo da rispettare, che è quello di uno spot pubblicitario, però chiederei sia al professor Ferrarinasi, sia a Fabio Carosi di restare qualche altro minuto, perché l'analisi stava entrando proprio nel centro del discorso. Ripartiamo da qui, tra poco, sempre e prendendo spunto dal congresso programmatico di Alternativa Popolare. Così come 180 minuti fa, rieccoci, ben ritrovati ancora una volta, sono le 19.02, questa è la nostra maratona per seguire il primo congresso programmatico nazionale di Alternativa Popolare e prendere spunto da quello che accade a Terni, al Palaterni, ma anche quello che sta succedendo nel nostro studio con i tanti nostri ospiti. Però prima di tutto un salto di nuovo, ci fiondiamo a Terni da lei, da Aurora Vena, che non è neanche da sola. Aurora, a te. Eh sì, Lorenzo, allora mentre sul palco è il momento dei coordinatori regionali, appena terminato il suo intervento Alberto Bosi, coordinatore regionale di Emilia Romagna, ricordando anche la ricostruzione, i fondi per l'alluvione che tardano ad arrivare, noi continuiamo a conoscere chi ha scelto Alternativa Popolare, i cittadini. Siamo qui con Roberto Momi da Perugia. Lei perché si definisce, insomma, parte della famiglia di Alternativa Popolare? Quali valori di Alternativa Popolare ha fatto propri? Posso dire che faccio proprio essenzialmente il valore dell'alternativa. Considero che in questi momenti, in questo momento storico, un'alternativa a tutto ciò che si è vissuto e che sta vivendo attualmente la nazione sia proprio necessaria. Considero, partendo da un discorso anche filosofico, parlando di Nietzsche, quando parlava della trasvalutazione di tutti i valori, ci sono valori che vanno attuati oggi che siamo nel terzo millennio inoltrato. Viviamo in una dicotomia tra due fazioni, destra e sinistra, e in queste due fazioni, destra e sinistra, si svolge la vita politica, programmatica, ed economica e sociale. E quindi credo che Alternativa Popolare, proprio per il nome Alternativa, dare un'alternativa alla dicotomia destra-sinistra, un qualcosa che non è il vecchio centro del Novecento. Il Novecento oramai è finito un quarto di secolo fa, un qualcosa che possa realizzare una sintesi tra la destra e la sinistra, cioè portare avanti valori che siano di destra che di sinistra, perché valori ce ne stanno. Portare avanti questi valori qua è una specie di sincretismo politico. E ci possono essere tanti esempi, ne faccio uno di cui ho parlato. Ad esempio, credo che in questo momento di perdita di determinati valori sia necessario anche ripristinare ciò che è stato abolito, un servizio militare, ma che non sia un servizio militare armato, un servizio militare che porti alla protezione civile.
quindi un servizio militare di protezione civile organizzato militarmente con obbedienza come gerarchie e che possa dare determinati valori. In questo mettere i giovani a disposizione la loro vita allo Stato, poter apprendere anche cose nuove da fare, guidare una macchina, un autotreno, una gru, perché la protezione civile è essenzialmente questo, poter intervenire in caso di calamità, in caso di problemi, alluvioni. Ecco, questo potrebbe già essere una specie di sincretismo, un servizio militare, una leva obbligatoria tanto cara alla destra, una protezione civile tanto cara alla sinistra. L'Alternativa Popolare cerca insomma la soluzione nel mezzo e prova a rompere la dicotomia che si è creata in questi anni, la polarizzazione tra i partiti di destra e di sinistra. Noi ringraziamo l'elettore Roberto Mommi da Perugia per essere stato qui con noi. Ti restituisco la linea, Lorenzo, a te, allo studio e al tuo talk. Grazie Aurora Vera, grazie mille a tutti voi, buon lavoro ancora, torneremo più avanti a sentirci, a seguire pedissequamente quanto sta accadendo intanto al corner ma anche sul palco, dove è arrivato il momento dei coordinatori regionali. Allora io riparto proprio da qua insieme a Fabio Carosi. Perché? Perché c'è un tema che emerge con prepotenza, che è quello del rapporto, del collegamento, del contatto con i territori. Una questione che, se vogliamo, in passato fece anche la fortuna di alcuni partiti, tra questi il Partito Democratico, che ereditò dalla sinistra una serie di circoli sul territorio, ma che invece sembrerebbe la politica attuale aver tralasciato, dimenticato, trascurato? Fabio. Partiamo da alcuni elementi, da una considerazione che abbiamo fatto nel nostro mini talk, quello mentre ascoltavamo noi continuavamo a dibattere, e io ho fatto, come dire, mi sono divertito a fare un gioco, ho cercato un po' di indicazioni attraverso la rete, lavorando in un quotidiano online, però è anche abbastanza facile. E mi viene in mente un monologo di Alberto Sordi a proposito del popolo Monnezza, in cui Alberto Sordi, in un celebre film che potete andarvi a rivedere, io lo consiglio anche perché non fa male, Il nome del popolo sovrano, riesce a dare una, come dire, a tratteggiare con alcune macchie e in tempi molto brevi, in tempi molto ristretti, qual è la situazione della popolazione in Italia, in questo paese, in questo istante, perché la potenza è lì. Bene, secondo me Bandecchi ha attinto da quella fonte per parlare a questo tipo di popolo, così come ha attinto a una recente storia d'Italia che vede il partito dei sindaci, un vecchio sogno italiano, che poi si è realizzato ad esempio con Matteo Renzi. E quindi lui ha fatto questo calcolo a partire dal territorio, però dobbiamo anche essere realisti, cioè Terni pesa 111.000 abitanti, ma non so se negli ultimi minuti ne sono nati qualcuno, ne è nato qualcun altro. Speriamolo per la crisi demografica nazionale. Visto che lì c'è un grande incentivo a combattere la crisi demografica, almeno da parte del sindaco. E pesa, se lo caliamo in una realtà come quella di Roma, un ottavo dell'Appio Tuscolano. Cioè il miracolo ternano, che è un miracolo vero e proprio, secondo me ha due valenze che sono molto importanti, sulle quali ci stavamo anche soffermando col collega Torchiaro, e cioè intanto di aver riequilibrato la regione Umbria, che da sempre è stata sotto l'egemonia di Perugia. Quindi i ternani e quel gruppo di persone, quella socialità, quell'economia, e anche la loro cultura, che è poco rispetto a Perugia, che invece ha sempre puntato sull'egemonia culturale dei perugini, e quindi chiaramente poi governando anche l'organizzazione regionale è sempre in qualche modo l'ha accentuata, e basta guardare la collocazione degli eventi culturali per capire che l'Umbria è molto spostata verso il nord. Questo è un tema interessante. E questo è, secondo me, uno dei meriti di Bandecchi: ha riacceso finalmente i riflettori su Terni. L'altro è quello di aver dimostrato che chi fa l'amministrazione accanto, quindi gli amministratori locali, possono e debbono avere dei comportamenti che sono quelli del gas da 240 euro. 251. Adesso io vorrei che voi riportasse questa mia provocazione a Bandecchi con l'impegno di raccontare, di seguire le sue iniziative. Pronta la regia a registrare questo pezzo? Registratelo, perché per motivi di lavoro ovviamente anch'io mi muovo in Italia, e sono diversi anni che faccio la Flaminia e la Tiberina, dall'Umbria sino alla Romagna. Io continuo a dire, ma scusate, questi cantieri eterni chiuderanno prima o poi. E poi dove stanno gli operai? Cioè, se Bandecchi vuole espandersi,
è lì in questo momento, è la difesa dell'Umbria. Poi l'esperimento, il congresso, le elezioni europee sono un posizionamento, ma stiamo parlando di una roba che, ripeto, vale meno di un municipio romano. Quindi buona fortuna, ci sono gli auspici e il successo di Bandecchi, oltre quello ternano, è quello di aver messo in piedi un sistema di comunicazione che è incentrato sul suo personaggio, cioè il suo essere ruvido, fuori dalle righe. E mi riferisco a Crozza, che è straordinario nella sua interpretazione, e non so se è Crozza che è un'iperbole di Bandecchi o Bandecchi che è un'iperbole di Crozza, lo dico sempre ringraziando, siamo ospiti in casa sua e quindi con la dovuta educazione ed intelligenza, però lui ha capito che così poteva amplificare il suo messaggio, che altrimenti non sarebbe mai uscito da Terni. Questa è la maledizione dell'Umbria, perché ricordatevi che l'Umbria è una regione chiusa. Quindi la Flaminia e la Tiberina, io sono pronto ad andare con lui e a cercare di capire per quale motivo gli operai non ci sono e i cantieri stanno battendo il record della Salerno-Reggio Calabria. Giulio Di Donato, un tema che è quello dell'agire nel territorio, per il territorio, per rilanciare anche un pochino un messaggio di proattività a livello nazionale. Sì, questo è un elemento caratterizzante l'operazione di Bandecchi. E io volevo riprendere però il discorso dell'amico qui in studio. Centrismo, io parlo di centrismo politicamente scorretto. Io così mi viene da tratteggiare l'operazione di Bandecchi. Centrismo perché liberale, una forza liberale, europeista, atlantista, parla di primato della persona, centralità della famiglia, radici cristiane. Quindi per questo può essere definita un'operazione centrista. Politicamente scorretta perché il linguaggio, la postura di Bandecchi esprime una critica alle parole d'ordine del progressismo liberal. Quindi no, le parole, il modo di porsi. Mena a destra e mena a sinistra. Quindi esatto. In gergo si direbbe endocoio coio, chi pio pio. Ma cioè, non penso nel senso che non voglio avere... sia casuale. No, esatto. E poi è vero che non c'è un francesismo, ma picchia sui talloni. La cosa, certe volte, la saggezza di nonna ci viene sì, in aiuto. Sì, poi c'è questo modo quasi cabarettistico di stare sul palcoscenico. Quindi anche per questo è un centrismo politicamente scorretto. Poi, vabbè, è vero che non c'è un riferimento esplicito ai moderati, al voto dei moderati, però il riferimento sociale, l'obiettivo mi sembra quello di occupare lo spazio che oggi occupa Forza Italia, anche riferimento al referente sociale privilegiato. Il referente sociale privilegiato resta appunto il cosiddetto mondo produttivo e il ceto medio, oggi il ceto medio inferiorizzato, il ceto medio impaurito. È normale che l'elettorato moderato impoverito, ha cambiato, vogliamo impoverito, dire, esatto, uno quindi degli elementi era appunto esatto il ceto medio, no? Impoverito, quindi l'elettorato moderato oggi, è normale che gli umori dell'elettorato moderato sono diversi da quelli degli anni 90. L'immaginario, gli umori sono molto cambiati e quindi non può essere più riproposto lo schema del Berlusconi del 1994, sebbene il parallelo va fatto con Berlusconi. Diciamo però con delle differenze, diciamo, Berlusconi segna l'avvio della Seconda Repubblica, quindi entra in contrapposizione con la Prima Repubblica, con la classe politica della Prima Repubblica, quindi l'idea era liberare l'Italia produttiva dai lacci e lacciuoli di una politica incapace, corrotta. E invece adesso l'operazione non è nel segno dell'antipolitica, almeno così è parso di capire, ma anzi si tratta di riconquistare all'Italia una classe politica diversa, capace di buon governo. Quindi non si tratta di liberare l'Italia dalla politica, ma di riconquistare la politica all'Italia, una politica diversa, quindi che esprima un'idea di buon governo. Quindi riaffermare anche il primato della politica, senza in qualche modo, assieme a quello, al protagonismo della società civile, però non... Berlusconi invece in qualche modo l'idea invece era quella di affermare il primato della società civile contro la politica. Invece adesso si tratta di riabilitare la politica come attività specialistica, come specifica professione, vocazione, direbbe Max Weber. Addirittura ho sentito parlare di finanziamento pubblico, cioè la politica ha bisogno di risorse, eccetera, eccetera. Quindi parole nuove rispetto a quelle che hanno connotato la Seconda e Terza Repubblica. Quindi siamo oltre l'antipolitica, quindi ristabilire il primato della politica, assieme appunto rilanciando anche il protagonismo della società civile. Quindi il parallelo è con Berlusconi, però su basi
su basi diverse da quelle di Berlusconi. Guardate, io vi lancio una provocazione, la lancio anche al professor Arnaldo Ferrari Nasi. Professore, abbiamo detto, e diceva Giulio Di Donato, che la Seconda Repubblica era la discesa in campo, anzi il punto di nascita della Seconda Repubblica era la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Lancio la mia provocazione, siamo di fronte alla nascita della terza, secondo lei, con l'avvento di Stefano Bandecchi? Con l'avvento di Stefano Bandecchi no, non credo. Se l'attuale governo però farà le riforme istituzionali che si intende fare, effettivamente potrebbe diventare. Però guardi, questa risposta potrebbe non far piacere, ma quella che le darò adesso invece le farà molto piacere, credo, perché è un piccolo spin-off sull'intervento che ho sentito prima, che va a ricollegarsi a quello che dicevamo prima, cioè questo spazio politico al centro non grande, ma non abbiamo in questo momento parlato di contenuti, perché tutti quanti dicono andiamo al centro e nessuno parla di contenuti, perché poi la politica, voglio dire, si vince con i contenuti, no, in qualche modo. Ok, allora il signore che è intervenuto prima al congresso parlava di ripristino del servizio militare, è una delle tematiche che Analisi Politica, cioè il mio programma di ricerca privato, segue da sempre. Allora, questa vi dico due percentuali che ho rilevato gli scorsi anni. La domanda era: quanto è d'accordo o non d'accordo con questa affermazione? Lei è d'accordo o non d'accordo per ripristinare la leva obbligatoria, una leva obbligatoria di tipo moderno in Italia, dove poi il moderno arriva? 58% sono d'accordo. E l'altro, quanto è d'accordo o non d'accordo? Si potrebbe usare la leva obbligatoria, sembra le parole del signore di prima, per organizzare una sorta di protezione civile regionale e aiutare le forze dell'ordine a controllare il territorio, la pulizia dei boschi, dei fiumi, eccetera. 67%. Questa cosa qui, se senti tutti i telegiornali in un anno, se legge tutti i giornali in un anno, è una proposta che non fa nessun tipo di politico. Questo è un contenuto, per esempio. Questo è un contenuto che evidentemente non, al di là dello spazio destra, sinistra, centro, è un contenuto che non sta portando nessuno, che potrebbe interessare a qualcuno. Questo, ecco, è un esempio. Professore, io la ringrazio, la saluto, la ringrazio il professor Arnaldo Ferrari Nasi, sociologo, analista politico del suo anche progetto Analisi Politica. Buona serata, buon lavoro professore, grazie. Buonasera e buon lavoro a tutti. Io ringrazio anche Fabio Carosi per essere stato. Una considerazione finale. Prego. Bandecchi è un fenomeno molto importante. Non lo sottovaluterei, ma non lo sopravvaluterei. Nel senso che da qui al voto di giugno vediamo cosa accadrà, perché per ora ha comunicato fondamentalmente se stesso. Nel momento in cui, come ha detto il professore, comincerà a mettere dei contenuti che non siano quelli del gioco del gas, che diventa quasi un obbligo, nel senso che lì andrebbe processato chi non ha fatto allacciare il gas, ma fa parte dell'esempio basso. E io aspetto con grande trepidazione, soprattutto per capire la differenza che c'è tra Bandecchi e Vannacci. Perché i due sembrano viaggiare. Qualcuno si aveva immaginato Vannacci. Esatto. I due sembrano andare su strade parallele e vorrei vedere chi dei due primo prende la strada, quella che è più politica e meno. Ho coniato un nuovo termine che è popularismo. Popularismo. Che va tra il populismo e il popolarismo a cui fanno accenno e dal quale prendono ispirazione gli esponenti di Alternativa Popolare, però per ora declinato così lo sento molto più popularismo che popolarismo, nel senso è continuiamo a parlare alla pancia e meniamo sui talloni che hanno tutti i partiti e tutti i politici, hanno dei punti che sono estremamente deboli e vediamo cosa accade. E è un fenomeno importante e secondo me merita una grandissima attenzione, perché potrebbe essere foriero o innescare qualcosa che è quel cambiamento che aspettiamo tutti e che non vediamo mai arrivare. Grazie Fabio Carosi di Affari Italiani. Insomma, grazie per questa analisi sul popularismo che mi piace particolarmente e la ripropongo immediatamente, neanche me la tengo per me, che la offro già al professor Cristiano Ruggiero, sociologo dell'Università La Sapienza e del Dipartimento di Comunicazione, Ricerca e Sviluppo. Professore, ben ritrovato dopo essere stato, insomma,
Università, è un piacere rivederla. Piacere mio di ritrovarla. Allora, professore, siamo davvero, come diceva Fabio Carosi, nell'epoca del popolarismo, di una società, di una classe politica che deve riuscire a trovare anche il modo di comunicare con l'elettorato, anche, diciamo così, in modi, definiamoli, innovativi. Ma un pezzo di populismo è, diciamo così, innato ormai in buona parte della politica, e buona parte della politica, se per questo ormai utilizza quello che prima veniva citato come un politicamente scorretto, si può appunto usare la categoria addirittura dell'inciviltà, oppure si può, visto che si citava così tanto Berlusconi, ricordare le barzellette, le putate, i gestacci, eccetera, eccetera. Tutti elementi che comunque tendono a allontanare la persona che si presenta come leader da una connotazione marcatamente politica. Ecco, io una cosa con la quale non vorrei essere d'accordo, però non me lo sento più di tanto, è piuttosto il richiamo che faceva prima qualcuno al primato della politica. Ecco, mi piacerebbe molto che ci fosse il modo di ritrovare il primato della politica, da quello che ho sentito dalla diciamo volontà, no, di individuare una persona che venga fuori dalla politica, che recluti, se vogliamo, anche dal di fuori della politica. Gli stessi testimoni che stavano al convegno parlavano, no, di non aver mai avuto nulla a che vedere con la politica, di non aver mai pensato di entrarci se non nel momento in cui avevano incontrato appunto Bandecchi, ma non il Bandecchi politico, il Bandecchi imprenditore. Ecco, questo ci può far pensare a una forza che sì, oggettivamente può essere un punto di riferimento per il ceto medio impoverito, e non da un punto di vista di recupero di una dimensione propriamente di politica. E la seconda domanda è appunto non solo che contenuti verranno proposti, ma anche ideologicamente dove si collocano questi contenuti, nel senso che il centro non è solo uno spazio vuoto nel quale ci si colloca, ma appunto nella geografia elettorale è anche un grumo di significati, un grumo di ideologie, un grumo di pensieri che non necessariamente hanno a che fare solo con il ceto medio impoverito. Giulio Donato. Io intendevo in questo senso, nel senso che Berlusconi si sentiva un imprenditore prestato alla politica, però comunque che rimaneva imprenditore. Invece adesso mi sembra, almeno questa è la sensazione, che appunto Bandecchi e altri siano appunto degli operatori della società civile che vogliono cimentarsi con la politica, che viene appunto, che considerano appunto un'attività che in una dimensione separata, comunque separata, autonoma dalla società civile, no? Che presuppone determinate competenze, che presuppone la conoscenza della comprensione della complessità del reale. Io appunto faccio riferimento alle parole che ho sentito prima, no? Quindi Berlusconi rappresentava se come un imprenditore prestato alla politica. Sì. Uno invece, che ha dovuto scendere invece, in campo invece qui cimentarsi necessità. Con la politica, prima ho sentito, la politica non è per forza sporca, non è per forza qualcosa di brutto, sporco e cattivo, bisogna cimentarsi con la politica. Quindi prima invece le parole, l'atteggiamento di Berlusconi, appunto la politica di per sé è qualcosa, no? Diciamo è una cosa dove Berlusconi, diciamo, il primato della società civile, il primato della società civile, quindi, ma i riferimenti a De Gasperi, cioè abbiamo sentito, sì. Certo anche Berlusconi c'è, cioè, riferimento alla tradizione appunto, però comunque in una chiave che comunque poi considerato una storia chiusa, una storia conclusa, all'inizio della Seconda Repubblica, un mondo nuovo, quello che viene inaugurato con Berlusconi. E qui invece appunto io poi mi attengo a quello che ho sentito, è quasi un richiamo nostalgico alla classe politica della Prima Repubblica, ai patri, a De Gasperi soprattutto. Quindi in questo senso si può parlare di rivendicazione in maniera così anche inconsapevole, indiretta, sì. Al primato della politica, no? Al fatto che l'Italia del fare è chiamata a cimentarsi con la dimensione della politica, che resta comunque la dimensione autonoma della società civile, differentemente a Berlusconi, nel quale appunto le cose erano più
commiste, c'era più una commistione fra società civile e società politica nel nome del primato della società civile. Ecco. Ah, tutto chiaro. Beh, qui le suggestioni sono una valanga, sono una pioggia. E allora io provo a riprenderle, tra l'altro anche utilizzando questa felice neologismo che ha coniato qui in diretta Fabio Carosi, perché parlava di popolarismo. È una frase, è una parola fortissima. È una crasi forte, eloquente, perché mette insieme populismo e il popolarismo. Voglio stare per un istante su questa seconda cosa. Rimandiamo 30 secondi, mi dai 30 secondi per andare in pubblicità e poi ripartiamo con Giulio Di Donato, con Aldo Torchiaro e col professor Cristian Ruggero. A tra poco. ...7:29, abbiamo anticipato leggermente la nostra consueta pausa in diretta su Cusani Tele TV, perché? Perché tra poco parlerà il coordinatore regionale candidato alla presidenza della Regione Umbria di Alternativa Popolare Riccardo Corridore, ma prima Aldo Torchiaro, un ragionamento e un neologismo volevi lanciare? Ma è per chiudere è un po' il filone che abbiamo intrapreso, abbiamo parlato di popularismo, sì, mettendo insieme in questa crasi felice populismo e il filone dei popolari, che tra l'altro riguarda i popolari europei. Allora attenzione, Carosi lo diceva, il rapporto diretto dei sindaci, dei primi cittadini, che poi sono diventati politicamente dei punti di riferimento di mondi, ecco, c'è una storia, e c'è una storia che affonda proprio le sue radici nel mondo dei popolari, perché alla fine è un popolare Matteo Renzi che viene dai giovani della Margherita e ancora prima dall'esperienza al Partito Popolare Italiano, quello di Martinazzoli e Castagnetti, lo stesso Martinazzoli, ultimo leader dei popolari, è poi tornato nella sua Brescia come sindaco. Posso citare Graziano Del Rio, sono tanti i sindaci che poi hanno fatto un balzo nazionale, sono diventati dei leader nazionali facendo quel miglio di cui parlava adesso Bandecchi, cioè dallo scranno di primo cittadino al governo nazionale. Proprio nel filone dei popolari c'è questa esperienza. E perché dicevo proviamo a coniare un neologismo? Perché forse dobbiamo ragionare insieme, lo stiamo facendo qui in studio e gli atterni al congresso, intorno al concetto dell'estremo centro. Estremo centro, allora, Terni, andiamo, sta parlando Riccardo Corridore, andiamo a sentirlo insieme, poi torniamo in studio. 14 mesi, ci ritroviamo qui, ma stavolta in molti, rappresentanti di tutta l'Italia. Quello che voglio dire, io non voglio entrare nelle questioni dell'Umbria, l'Umbria è strutturata grazie al lavoro anche dei coordinatori provinciali, siamo presenti in tutti i comuni, andremo al voto nel 67% dei comuni umbri e parteciperemo in tutti i comuni dove ci sarà il nostro simbolo, ci saranno candidati sindaci di Alternativa Popolare. Ho sentito dire da molti che Terni è un punto di riferimento, dobbiamo fare quello che ha fatto Terni, quello che abbiamo ripetuto, no, in questa campagna elettorale che ormai va avanti da novembre del 22, perché non abbiamo mai smesso di fare campagna elettorale a Terni. Io vorrei però non citare Terni come un esempio, ma indicare i motivi, il perché si è riuscito a vincere a Terni e battere contemporaneamente il centrodestra e il centrosinistra e quindi portare avanti un'idea diversa, quella di Alternativa Popolare. Alternative a un sistema di potere che una volta si nasconde dietro la destra e una volta si nasconde dietro la sinistra, ma è sempre lo stesso. Popolare perché si fonda sul confronto con la gente, per la gente e con il dialogo. Quella di Alternativa Popolare di Terni, quello che è accaduto a Terni, è la storia di persone normali che si sono incontrate, che hanno dialogato e hanno creduto in un sogno, nella possibilità di realizzare un qualcosa di diverso che uscisse dagli schemi. Alternativa Popolare a Terni è nata e ha avuto dei candidati che per il 94% non aveva avuto
precedenti politici, precedenti candidature. E quel 6% di differenza, consentitemi, è stato di estrema qualità e oggi siede nella nostra giunta e nel nostro consiglio comunale, ne andiamo fieri. Abbiamo raccontato alla nostra città che delle persone, per spirito di servizio, per amore del proprio territorio, della propria comunità, per l'amore verso una politica diversa, una politica fondata sul servizio, sull'ascoltare i problemi dei cittadini. Qui ci sono molti cittadini, ancora oggi noi rispondiamo a ogni singola istanza, a ogni singolo messaggio, interagiamo con loro ogni giorno H24, perché questa è la politica, non è la politica nelle stanze chiuse, non è la politica autoreferenziale. Non è questo che è riuscito a portare avanti quello che da tutti è stato definito il miracolo di Alternativa Popolare, ma è stato quello di parlare con la gente e andare a intercettare il voto della destra, della sinistra, del centro, del voto delle persone che non credevano più nella politica e che rimanevano a casa. È stata questa la forza e Stefano Bandecchi ha incarnato quella speranza di cambiamento. Quante volte durante la campagna elettorale abbiamo detto questa è l'ultima chance per Terni? Oggi dobbiamo dire che noi con il nostro leader, con il nostro segretario nazionale, dobbiamo dare questa speranza, l'ultima speranza, a questa Italia, perché oramai molte volte ho sentito ripetere le frasi illuminanti di Stefano Bandecchi, le sue idee, la sua voglia di disegnare quell'Italia che noi non vedremo, quell'Italia che però sarà diversa, che riporterà gli italiani al centro, ma gli italiani nuovi, quegli italiani di cui faranno parte anche le etnie che ci sono. A Terni abbiamo aperto questo dialogo con la comunità islamica, con la comunità rumena, abbiamo dato questa risposta che siamo diventati famosi per aver realizzato il cimitero islamico. Io penso che sia semplicemente il riconoscimento di un diritto. Cioè, noi facciamo quello che riteniamo che sia normale fare, ci interfacciamo con i cittadini indipendentemente dalla loro provenienza politica, dalle loro idee. Stiamo governando nell'interesse dei cittadini e non degli elettori. Questo è un altro aspetto importante, perché il nostro consenso è aumentato, aumenta ogni giorno. Noi dobbiamo diffondere un nuovo modo di fare politica, una politica dove Alternativa Popolare sia la raccolta di idee diverse, perché io dico che le idee non hanno un colore politico, una matrice, le idee sono buone, non interessa se vengono da destra o da sinistra o dalla tradizione del centro o se vengono e sono frutto dell'integrazione. Solo così noi ci possiamo dare la prospettiva di riuscire a governare l'Italia, perché l'obiettivo del nostro leader, di Stefano Bandecchi, è fra 3 anni e 8 mesi di governare questa nazione e ci dobbiamo credere tutti insieme, come ci abbiamo creduto a Terni, di poter governare la città da soli. Non perdiamo la nostra identità. Dobbiamo essere la sintesi di idee, devono essere superati gli steccati ideologici. Si parla troppo di idee che sono patrimonio della destra, patrimonio della sinistra, patrimonio del centro. Se vogliamo essere vincenti, perché a Terni abbiamo messo insieme tutta una serie di esperienze politiche diverse, di destra, di sinistra, di centro, eppure quando governiamo la città troviamo sempre la sintesi più giusta. Questo deve accadere se vogliamo avere questa ambizione anche a livello nazionale. Quindi io ringrazio Paolo Alli per le parole emozionanti
in quanto è piena di sofferenza, perché quest'uomo va apprezzato, non va apprezzato solo come politico ma anche come uomo. Lui mi ha raccontato tutta la sofferenza di anni quando si è stretto al vessillo di Alternativa Popolare e l'ha portato avanti contro tutte e tutti, assistito da pochi amici. E quindi noi dobbiamo portare rispetto a Paolo per quello che ha fatto, perché se oggi siamo qui è merito suo, e quindi vi chiedo un applauso al presidente del partito Paolo Alli. E poi c'è il nostro leader, Stefano Bandosso, mi taglia sempre, lui con me fa così, mi toglie, mi taglia, lo fa in consiglio comunale, lo fa ovunque, mi toglie sempre il microfono perché mi taglia i miei tempi. Quest'uomo, io lo scrissi un po' di tempo fa, che lui si è messo pure a ridere in un post, questo rappresenta quell'uomo, il sogno italiano. Era la prima foto in una cerimonia ufficiale con la fascia, a me mi venne l'estro, il sogno italiano, Stefano Bandecchi. Ma d'altronde è vero, la sua storia, voi la conoscete, a me me l'ha raccontata tante volte. Cioè, quest'uomo si è fatto da solo. Io, e adesso sarò oggetto di battute, mi sono innamorato dell'uomo Stefano Bandecchi. Quando ho capito, non in quel senso, Presidente, lei lo sa, quando ho capito che un uomo che era arrivato nella vita, aveva raggiunto il suo traguardo, poteva, come dice sempre, me ne vado a Dubai, dice, ma io se mi stanco me ne vado a Dubai, non lo farà mai, perché ha una missione da compiere. Un uomo che si è creato dal nulla, si è costruito da zero, ha creato un impero, a un certo bel momento ha capito una cosa, ma io perché ho accumulato tutta questa ricchezza, ho dato dimostrazione di essere capace, di essere, no? Noi quando scherziamo gli dico che è un extra uomo, nella teoria nicciana, però il primo Nietzsche, non quello dopo, capiamoci bene, non quello postumo. Ha capito, dice, ma io ho una funzione, io devo mettermi al servizio della mia nazione, e questo sta facendo Bandecchi, e lo dobbiamo supportare in tutto e per tutto. Mi dispiace doverla interrompere. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei per il suo intervento. Dunque, abbiamo chiuso ufficialmente questo blocco dedicato agli interventi dei coordinatori regionali e dei referenti regionali. Ho il piacere adesso di aprire i tavoli programmatici, però invito con me sul palco il direttore di New Cusano Italia TV, Gianluca Fabi, giornalista esperto in comunicazione che modererà naturalmente i lavori dei tavoli programmatici. Gianluca, benvenuto. Grazie. Ti lascio in ottima compagnia. A te la parola. Grazie. Grazie. Mi sentite? Sì. Beh, adesso affrontiamo il corpo, le gambe di un partito, cioè le linee programmatiche, no? Perché come vedete c'è il logo di un partito ma non c'è il nome del suo leader. Che cosa significa questo? Che come ogni partito ha bisogno di un leader, ma il leader ha bisogno del partito, e spesso questa cosa in Italia magari è stata anche molto trascurata. Il leaderismo è importante, ma è importante anche costruire l'identità di un partito, e l'identità di un partito si costruisce con i programmi, e i programmi formano e costruiscono la classe dirigente di un partito. Per questo mi fa piacere ora confrontarmi con le diverse linee tematiche che avremo di Alternativa Popolare, fare qualche domanda a chi se ne occupa. Partiamo dall'Italia della crescita e della coesione sociale con Fabio Forte e Filippo Gallinella, che invito a salire sul palco. Fabio Forte e Filippo Gallinella per le linee programmatiche. Eccoli qua. Allora, facciamo così, io mi metto qui. Certo. Prego. Sedere? Certo, certo. Allora, abbiamo un microfono, eccolo qui. Grazie. Prego. Allora,
crescita e coesione sociale. L'Italia è un paese molto particolare perché è un paese che sta in piedi, sta ancora in piedi dal punto di vista economico, però le fragilità sociali io credo che cominciano a essere abbastanza evidenti. Lei è la rappresentante del Lazio, se non ricordo male, quindi nella capitale poi e nei grandi centri urbani queste fragilità a volte si vedono anche ad occhio nudo. E allora come la facciamo crescere questo paese e come soprattutto ricostruiamo questa unità sociale della nostra nazione? Anzitutto mi preme rimarcare che assolutamente noi non possiamo... No, no, non siamo ancora in adesso sta facendo... Perfetto, grazie. Allora, avverto che noi siamo pronti. Eccoci, allora, siamo tornati qua in diretta con tanto di colpo sul tavolo. Perché? Perché siamo appunto sempre sul pezzo. Abbiamo sentito il primo tavolo, Gianluca Fabi, l'Italia della crescita e della coesione sociale, con Fabio Forte e Filippo Gallinella. Ma abbiamo sentito anche l'oratoria e il discorso dal palco del vice sindaco di Terni, Riccardo Corridore, nonché candidato, lo stesso Corridore, alla presidenza della Regione Umbria, che è al corner, lo abbiamo visto, con Aurora Vena. Aurora, Riccardo Corridore, a voi. Esattamente, siamo qui con il vice sindaco di Terni, il coordinatore regionale candidato alla Regione Umbra, Riccardo Corridore, nonché, come ha detto sul palco, una persona innamorata di Stefano Bandecchi. Diciamo che non vorrei essere travisato in questa dichiarazione, però mi pregio di avere una conoscenza ormai più che diretta del nostro sindaco e nonché segretario nazionale del partito, e conosco i suoi valori, conosco la sua intensità, conosco la sua passione, la sua volontà e la sua voglia di combattere per cambiare l'Italia e per cambiare un sistema che noi ogni giorno anche nella nostra città cerchiamo di contrastare. Cerchiamo di creare, di fare buona politica, cerchiamo di rimettere i cittadini al centro, soprattutto partendo dalle categorie fragili, e questo è il nostro impegno costante e quotidiano, e Stefano Bandecchi incarna tutti questi valori. Diciamo che mi permetto di dire che l'avevo intravisti già più di un anno fa e credevo in quello che stava accadendo. Se ricordo e racconto un aneddoto, il 5 gennaio del 2023, quando ancora la campagna elettorale era in fase embrionale per la città di Terni, lo guardai e gli dissi: lei sarà il nuovo presidente del Consiglio. E nessuno ancora, più lo conosco, più andiamo avanti e più ne sono convinto. Ecco perché sono innamorato di Stefano Bandecchi. A proposito di campagna elettorale, vice sindaco, siete già in fase di preparazione di quella che insomma la porterà a sfidare, immaginiamo, l'uscente Tesei alla guida della Regione Umbria e poi appunto quello che sarà il candidato del centrosinistra, se riuscirà a trovare un candidato comune. Come state predisponendo questo percorso? C'è qualcosa che la spaventa, invece cosa la entusiasma? Ma diciamo che la sfida alla Regione Umbria ha da un lato un handicap rispetto a Terni, cioè che non ci sarà il ballottaggio, quindi per vincere bisogna andare da soli e noi andremo da soli, bisogna arrivare prima e noi andremo da soli, quindi Alternativa Popolare andrà con il proprio simbolo e con una serie di liste civiche collegate ma di iscritti ad Alternativa Popolare rappresentative dei territori. Uno. Due, il vantaggio qual è? Che noi stiamo dimostrando come amministra Alternativa Popolare, di cui io ricordo semplicemente di essere candidato alla presidenza della Regione Umbria, ma di essere l'interprete pro tempore, l'interprete di un'idea diversa di fare politica, al servizio dei cittadini, come ho detto prima nell'intervento congressuale. Quindi da questo punto di vista noi stiamo organizzando i territori, posso dire che faremo molte liste, perché vogliamo che tutto il territorio sia rappresentato, non temiamo nessuno, perché crediamo nelle nostre idee, nel nostro valore e in quello che Alternativa Popolare incarna e soprattutto nel grande motore del nostro partito, che è il segretario nazionale Stefano Bandecchi, che sarà al mio fianco in tutta la campagna elettorale. E poi stiamo strutturando i partiti, perché non dobbiamo focalizzarci soltanto sulle regionali, ma abbiamo anche le comunali, i due terzi dei comunali
comuni dell'Umbria vanno al voto, a cominciare dal capoluogo di regione che è Perugia, dove abbiamo individuato il candidato sindaco Davide Baiocco, Foligno dove ci sarà Enrico Presilla, Gubbio dove ci sarà Angelo Baldinelli e ho detto soltanto i più importanti, ma c'è Bastia, c'è Orvieto, cioè noi siamo pronti ovunque per portare avanti la nostra idea di politica e quindi abbiamo creato un gruppo importante. Ho dalla mia parte tutto il Consiglio Comunale, i consiglieri comunali di Alternativa Popolare che ricordo noi governiamo con un monocolore, è l'unico caso in Italia di un monocolore che governa, come ho detto anche in precedenza, e saranno tutti candidati consiglieri, sarà candidata tutta la giunta, perché noi crediamo in questo percorso e lo sapete qual è la cosa bella? La nuova idea di politica, di servizio, che queste persone che rappresentano le istituzioni ternane si metteranno al servizio dell'idea di Alternativa Popolare, essendo poi disponibili anche a dimettersi in caso di elezione per far salire altri candidati, perché non ci saranno persone che avranno un doppio incarico. Si sta lavorando a Perugia, a Foligno, in tutti i territori, a Gubbio dove sta facendo un ottimo lavoro Angelo Baldinelli che è coordinatore di Gubbio ma anche candidato a sindaco, e devo dire che oltre alla rappresentatività dei territori stiamo lavorando sui temi, sulle attenzioni, capire quelle che sono le problematiche e quindi concentrarsi su questi temi che possono essere trasversali, il tema della caccia, il tema della pesca, il tema diciamo dell'agroalimentare, tutte queste tipologie di problemi che noi stiamo analizzando. Abbiamo deciso di dare spazio, tant'è che ho nominato un coordinatore regionale degli stranieri che è stato espresso da tutte le etnie presenti in Umbria, che l'hanno individuato una loro persona di riferimento che è il rappresentativo del Pakistan, e ho detto loro in una città, in una regione che si sta evolvendo, in una diciamo, idea di nazione che si sta evolvendo, è giusto che anche le comunità vengano, le comunità straniere vengano rappresentate, quindi avremo pure dei candidati tra gli stranieri e tra tutte le etnie. Un programma bello zeppo, se non avete altre domande dallo studio per il vice sindaco Corridore io lo libero, perché appunto è il momento dei tavoli programmatici che espongono la visione di Alternativa Popolare. Buon lavoro a voi, buon lavoro a Romena, buon lavoro in bocca al lupo per questa corsa a Riccardo Corridore, che insomma con Stefano Bandecchi hanno creato un vero e proprio sodalizio, non solo limitato al comune di Terni, dove Bandecchi e Corridore sono sindaco e vice sindaco, ma anche con aspirazioni nazionali oltre che regionali. Andiamo ancora dal professor Cristian Ruggero, che è ancora in nostra compagnia. Insomma, professore, abbiamo sentito che c'è una voglia di fare politica che però non è solamente limitata a fare politica, ma a fare buona politica. Sembra un discorso che però abbiamo già sentito, di certo sembra emergere un progetto politico che dei territori fa la sua forza, dai territori prende l'energia e anche i volti per offrirli al servizio della nazione. Il tutto condito da un linguaggio e da un modo di comunicare abbastanza chiaro, abbastanza deciso, abbastanza netto. Abbiamo detto in studio prima popolarismo, ma anche di estremo centro. Sì, questi sono elementi molto importanti che però mi portano a delineare per il futuro, appunto, per quello di cui parlava Corridore, una doppia sfida. Perché quelle che abbiamo più vicine a noi sono appunto le elezioni europee. La politica europea già di per sé è molto diversa dalla politica locale. Però paradossalmente in alcune cose più vicine a quella locale che a quella nazionale, nel senso parlava Corridore di caccia, pesca, di agroalimentare, beh queste cose hanno un peso fortissimo in Europa, forse più di quanto l'abbiano appunto a livello di politica nazionale. E la politica nazionale, quindi questa è una prima sfida. Passata questa prima sfida, che viene da molti considerata un trampolino, un modo per tastare un po' il polso della nazione per vedere quanto si può andare avanti appunto con un obiettivo invece nazionale. E passata questa sfida qui c'è la dimensione nazionale, che è un'ulteriore sfida, forse anche più difficile, perché fare politica nazionale non solo è differente da fare politica europea, è differente da fare politica a livello locale, ma si parlava prima della Seconda, Terza Repubblica,
Noi abbiamo avuto, diciamo, il monocolore a livello politico solo nella prima di Repubblica, e quella oramai è andata. Abbiamo avuto una seconda Repubblica che era quella del trattino, no? Centro-sinistra, centro-destra, laddove il centro era a volerlo leggere male un appendice, a volerlo leggere bene invece un pezzo importante di un governo che appunto non era un governo di destra, non era un governo di sinistra, quello di Berlusconi o quelli appunto che si sono alternati all'opposizione, non erano destra, sinistra, erano governi che portavano in pancia appunto tutta quell'ideologia, tutta quell'attenzione, tutta quella senso anche della famiglia intesa in un senso oppure nell'altro, no? All'interno delle grandi coalizioni politiche. Si è parlato di Terza Repubblica quando è arrivato il 5 Stelle, ha fatto un altro tipo di terzo polo, perché quello che è andato più vicino a fare un terzo polo, cioè anche il 5 Stelle, poi ha dovuto appunto fare i conti. Ha fatto un altro tipo di operazione. Andare con la destra o con la sinistra. Che facciamo dopodomani? Questa è la seconda, forse più grande sfida. Ecco, cercare di seguire una strada forse già tracciata, ma spostarsi leggermente al di fuori del seminato. Aldo Torchiaro, ti vedevo che riflettevi insieme al professor Ruggero. Era molto chiara quanto diceva il professor Ruggero. Io penso che se dovessi dare un consiglio non richiesto al nostro Bandecchi, che non ne ha neanche tanto bisogno, è necessario passare da una narrazione che va dall'io al noi. E dall'io al noi vuol dire non solo uscire dallo storytelling personale, dall'enfasi che lui mette sul personaggio, sulla sua biopic personale, ma su quello che deve essere un po' l'allargamento del proscenio. Parliamo di centro, di estremo centro. Quali sono gli attori? C'è un'area in quel centro che è quella dell'elettore che non vota più. Ricordo che esisteva forse lo ricorderai Lorenzo, il fronte dell'uomo qualunque, sì, del professor Giannini. Il professor Giannini faceva esattamente richiamo a questo elettorato di borghesia media dell'Italia degli anni 50, l'Italia povera del dopoguerra, persone che non si rivedevano nei partiti e per questo iniziavano a non partecipare più alla vita politica attiva, non votare più. Oggi il 40-45% degli italiani non partecipa più al voto. Alle prossime europee ci dicono che saranno addirittura il 55% a non andare a votare. Ecco, c'è un'area immensa alla quale parlare. Si parla a quest'area passando forse dall'io al noi, e il noi è appunto anche saper costruire un dialogo con qualche soggetto della politica, ma anche con qualche soggetto della società, terzo settore, mondo cattolico, certamente volontariato, associazionismo, sindacati, in qualche modo. Staremo a vedere cosa costruirà. Bandecchi fuori da Terni, dal personaggio fuori da anche sé, forse, che ci interessa. Giulio Di Donato, 30 secondi per te, poi andiamo a Terni da Aurora Vena. No, ma il dato politico più rilevante è quello a cui facevi riferimento tu, il dato dell'enorme astensione con cui continueremo a confrontarci a lungo. Questo è il dato, secondo me, il dato più importante, tutto il resto è secondario. Quindi la sfida è capire come rimotivare quel pezzo enorme ormai di elettorato che esprime una sfiducia radicale rispetto ai canali tradizionali della partecipazione politica. Quindi la sfida è come riportare al voto, come rimotivare quel pezzo elettorale che appunto che esprime veramente una sfiducia radicale. Quindi quella insomma, è il dato su cui bisogna maggiormente riflettere, perché appunto c'è l'astensione ormai alle europee supererà il 50%, e poi al momento comunque la coalizione di centrodestra gode di buoni sondaggi. Quindi io appunto l'interrogativo che se fossi Bandecchi mi farei a quel appunto non solo come rimotivare quel pezzo elettorato, sì, e in che modo
diciamo, segnare una differenza rispetto al governo di centrodestra che si mantiene saldo nei sondaggi e rispetto alle, alle forze politiche di centro che, diciamo, che abitano lo stesso spazio politico al quale gli guarda. L'entusiasmo quindi sembra fare da padrone in questo progetto Alternativa Popolare. Noi in conclusione andiamo, torniamo lì proprio al Palaterni, dove c'è, per l'ultimo saluto e ringraziamento per il lavoro svolto, Aurora Vena. L'ultimo saluto non direi, sia perché porta un po' sfortuna. L'ultimo saluto per la giornata di oggi. Perché ci rivedremo, assolutamente, ci rivedremo domani mattina a partire dalle 10, sempre sul canale 122 del Digitale Terrestre, ma anche in radio, su Radio Cusano Campus e anche con diverse incursioni sul canale 234, Cusano News 7, della nostra emittente, del nostro gruppo mediatico. Qua abbiamo interrotto come da programma i lavori alle 20, quello che non è riuscito a farsi oggi, non temete, lo recupereremo domani, ha detto sempre il condottiero di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi. Per stasera, quindi, da Palaterni è tutto. Per Cusano Italia TV, Aurora Vena, Terni. Era contenta di dirlo, aspettava da tutto il giorno di poter fare questo ritorno in studio. Grazie Aurora Vena, buon lavoro, domani torneremo a seguire tutto quanto sta accadendo al Palaterni in compagnia di Vanessa Piccioni. Noi ci fermiamo qui, grazie ad Aldo Torchiero del Riformista, grazie a Giulio Di Donato della Fionda. Io avrei preparato un papiello di ringraziamenti per tutti quanti, per tutta la parte tecnica, Tommaso Franchi in coordinamento, Antonello Risati, tutto lo staff, ma insomma il tempo non ce l'abbiamo più. Io vi ringrazio, adesso la linea può andare al nostro telegiornale.